pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Beh, non potremmo fare tutte e due. Non hai neanche preso i biglietti? Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Alla 25esima edizione del Festival di Febbre a 90, sono le 18.02, siamo in rigorosa diretta su Radio Roma Futura. Perché ridi, Valerio? No, perché mi sono perso le ultime 24, purtroppo, anzi le ultime 24. Capito? Grandissimo, grandissimo spettacolo, potete seguirci, ve lo ricordiamo, sempre dalle 18 alle 20 su RadioRomaFutura.it e in diretta Facebook sulla pagina di Febbre a 90. Come sempre con voi, in diretta dagli studi di Via Nomentani, i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Valerio Barberi, insieme al fidato Luca Clementi di La Press. Amici, questo è un po' meno il bello del gioco do calcio, però sempre il gioco do calcio è. Ma vogliamo accogliere subito il nostro ospite. Nuovo ospite, il suo esordio per noi lo conosciamo bene perché scrive su La Lazio Siamo Noi e dedicheremo proprio la prima parte della trasmissione al Forum Lazio. Accogliamo Edoardo Zeno. Ciao Edo, benvenuto. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ciao Edoardo, allora è inevitabile, purtroppo dobbiamo commentare questa settimana che non è stata proprio la migliore della nostra storia. Più delusione per il 4-1 con il Bayern oppure per la mancata reazione contro il Bologna? Cominciamo proprio da te, Edo. È difficile, insomma, commentare una settimana così, perché poi soprattutto veniva dopo un filone di vittorie importante dove la Lazio si era rilanciata e aveva riguadagnato quel territorio perso a inizio anno, e quindi era molto in fiducia. La stangata col Bayern ha pesato tanto, forse troppo. E poi diciamo che a Bologna a rincarare la dose ci si è messo quel rigore sbagliato da Immobile e poi la ripartenza del Bologna che è andato in vantaggio subito. E quindi sì, una Lazio che adesso deve rimboccarsi le maniche, deve ripartire perché là davanti le altre corrono, perché ci sono tante altre squadre e quest'anno è più dura che mai. Luca? Mi ero promesso di non arrabbiarmi e cerco di mantenere questa linea. Intanto buonasera Edoardo. Il Bayern come il Genoa e il Sassuolo, l'approccio della partita della Lazio tanto con il Bayern quanto con il Bologna è stato una partita sni, è chiaro, rapportato al fatto che giocavamo contro il Bayern, certo, però la mentalità, ragazzi, la Lazio ha mancato di mentalità e di fronte ad un appuntamento come questo posso accettare di perdere dal punto di vista tecnico, posso accettare di prendere 4 gol dal Bayern anche in casa. Non posso accettare l'atteggiamento di certi giocatori, non posso accettare la gamba tirata indietro, non posso accettare questo tipo di errori come quelli di Musacchio e di Patrick. Pensavo l'avessimo superata questa fase, ma evidentemente noi non supereremo mai questa fase. Esattamente, bravissimo, hai colto subito nel segno. Ragazzi, io però vorrei chiedervi, cioè la sconfitta con il Bologna, io sono convinto che non sia casuale perché noi in campionato quest'anno abbiamo vissuto
delle domeniche o dei sabati davvero tragici da questo punto di vista. Basti pensare alla partita con l'Hellas Verona, con l'Udinese in casa, però la maggior parte di queste brutte sconfitte sono arrivate dopo l'impegno Champions. Secondo voi la Lazio paga il conto della Coppa in campionato? Vai Edo. Parto io, ti dico di sì, perché non è stato secondo me fatto un mercato all'altezza della situazione, perché erano 13 anni che non si andava in Champions e servivano degli innesti diversi, servivano delle persone diverse con esperienza diversa e anche nei ruoli diversi, secondo me. Purtroppo la partita col Bayern Monaco, ritornando al discorso che faceva Luca, un po' mi ha deluso anche a me, nel senso che se la giochi 100 volte probabilmente vai fuori 99 nel doppio confronto con il Bayern Monaco. Però mi sarei aspettato una Lazio diversa, soprattutto in casa. Mi aspettavo che più tempo avesse provato a giocarsela alla pari contro i campioni di tutto del Bayern Monaco, e mi ha deluso un po' l'atteggiamento della squadra, perché mi aspettavo una squadra, come si dice in gergo, no? Con la bava alla bocca, una squadra che avrebbe lottato su ogni pallone, e invece non è stato così. E poi la paura Guarda, mi blocco subito perché mi aggancio a questa cosa che hai detto, che secondo me ovviamente è sensata. Ma secondo te era più una Lazio impreparata ad affrontare una squadra così forte anche a livello caratteriale? Perché secondo me il Bayern Monaco ha giocato una partita di carattere doppio rispetto al tuo, quindi era più una Lazio impaurita dell'avversario o più una Lazio poco concentrata? Impaurita. Allora, impaurita, a volte l'adrenalina può dare brutti scherzi, cioè a volte magari quando hai tanta adrenalina la scarichi tutta in campo e quindi ti esce un partitone. Altre volte invece l'adrenalina ti blocca le gambe, ti fa tremare le gambe, e così è stato per la Lazio, perché io mi sarei aspettato, ripeto, una gara diversa. Poi si poteva uscire, si poteva perdere ovviamente in casa contro il Bayern, ma l'atteggiamento secondo me è stato sbagliato. Luca? Assolutamente vero, nel senso, ha detto tutto lui. L'atteggiamento è fondamentale in questo tipo di gare. Io pensavo, l'ho detto anche in trasmissione le settimane indietro, che avremmo fatto comunque una gara dignitosa dal punto di vista dell'atteggiamento, pari a quella per esempio con il Borussia Dortmund. Io credo che il Bayern si sia mostrato per il 15-20% di quello che è, perché poi si è messo in difficoltà. Il Bayern sa giocare, e sa giocare anche molto meglio di così. Si è oggettivamente fermato. E ricordiamo gol che Sì, ma non solo. Il ritmo alto loro lo hanno tenuto soltanto sul pressing a tutto campo, su ogni zolla dell'Olimpico. Non è che poi quando erano con la palla tra i piedi abbiano mai alzato il ritmo da questo punto di vista. Anzi, io penso di non dire un'eresia quando affermo che il Bayern di Monaco non ha fatto questa grandissima partita con la Lazio, proprio perché secondo me si sono resi conto dell'avversario nettamente inferiore che avevano di fronte. Ma no, ma ragazzi, nel senso, non è un discorso di inferiorità tecnica. L'inferiorità tecnica tu puoi sopperire nel momento in cui puoi sopperire, ovviamente fino a un certo punto nel doppio confronto, probabilmente su 100 gare ne avremmo perse 101 lo stesso. Il discorso è più che altro che tipo di atteggiamento si propone, perché non fai vendere cara la pelle in un contesto dove sei oggettivamente inferiore. Il Bayern, io immagino loro che si sono guardati negli occhi pensando di venire qui a fare una guerra, conoscendo un certo tipo di Lazio, perché noi conosciamo un certo tipo di mentalità di questa squadra. La Lazio che ha battuto il Borussia Dortmund all'Olimpico, la Lazio che ha giocato benissimo a Dortmund, quindi è stata davvero una Lazio differente rispetto a tutte le altre partite di Champions giocate fino a qui. Tutte le partite, perché poi se tu calcoli che le altre partite avevano la caratteristica del fatto che la Lazio veniva da un sacco di assenze, tantissime, 2-3 partite a settimana, quindi per forza di cose si sono dovuti rimboccare le maniche, hanno sempre tirato fuori la partita di carattere. Qui è mancato proprio il carattere, è mancata la capacità di uscire fuori, cioè la partita l'hanno persa in testa, non l'hanno persa sul campo. Perderla sul campo è tutto. Lo sai Luca, che io all'inizio la pensavo così, cioè a caldo ho pensato vabbè, ma cioè il Bayern Monaco ha giocato come dovevamo giocare noi, aggredirli, come aveva fatto l'Eintracht, che infatti era riuscito a battere il Bayern Monaco. Però poi dopo, ripensandoci, rivedendo anche la partita, cioè, ma questi, pure nelle seconde linee, non sbagliavano un passaggio. Cioè, tecnicamente, ora al di là, fisicamente, caratterialmente, ma tecnicamente questi sono
veramente mostruosi. Beh, però... è uscito il pezzo, no, sul Messaggero, possiamo tranquillamente dirlo, a firma di Emiliano Bernardini, che ha riportato un virgolettato dagli spogliatoi dell'Olimpico nella partita di Champions, scusatemi, dove c'era scritto che i calciatori si sono detti, hanno detto tranquillamente al mister che il Bayern gli mangiava il campo. Però anche vero che questo potrebbe essere un alibi, perché secondo me una Lazio con un atteggiamento diverso, cioè quando Edoardo parlava di paura, no, si è visto subito dopo 30 secondi Lazzari non riesce a rinviare una palla semplice, non era neanche pressato tantissimo. Sì, ma l'ha direttamente in avanti e l'ha buttata in corner. Intanto no, ragazzi, accogliamo anche Alessandro Cicchetti, Alex e Marcello Baldi di Lazialità, così siamo praticamente al completo. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a voi e grazie come sempre dell'invito. Stavi dicendo, Edo? No, io sottolineavo appunto questa cosa dell'atteggiamento e della paura. Quando giochi contro queste squadre, e ci sono tanti esempi di squadre che sono inferiori, che sono riuscite a battere gli squadroni anche in Europa, bisogna ridurre il gap tecnico che c'è con queste squadre, perché è vero che il Bayern Monaco non sbagliava neanche un passaggio, ma questo gap tecnico, cioè di qualità, andava ridotto con la partita perfetta, con il coltello in mezzo ai denti, con una squadra che correva su tutti i palloni e che sudava la maglia fino alla fine. Questo secondo me non c'è stato. No, è indubbio, però io da questa cosa qua mi vorrei agganciare alla partita, purtroppo mi voglio agganciare alla partita con il Bologna, perché comunque la Lazio prima del rigore, anzi forse più che prima del rigore, fino al contropiede sbagliato da Correa, l'approccio della Lazio con il Bologna secondo me non è stato così sbagliato, cioè era comunque una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'Olimpico contro il Bayern di Monaco. Non so se avete idee diverse dalla mia da questo punto di vista, però diciamo che la partita con il Bologna ovviamente ha vissuto di fasi. Siete d'accordo con me quando dico che insomma è stata una Lazio diversa fino a un certo punto? Parto da Marcello. Vai. No, si sono abbastanza, no, anzi sono pienamente d'accordo. Poi io la partita l'ho potuta rivedere dopo, quindi magari perché il primo tempo non l'ho visto in diretta, poi l'ho rivisto solo in un secondo momento, quindi poi mi sono reso conto anche a mente fredda un po' della partita che ha fatto la Lazio, e sinceramente il primo tempo mi ha fatto una buona impressione. Comunque non ho visto una partita, ad esempio, peggiore rispetto a quella vista contro la Samp. Poi chiaramente quelli come il calcio di rigore sbagliato e il gol subito poi in quel modo un po' roccambolesco sono situazioni che ti possono sicuramente cambiare il momento psicologico della partita. Però là poi sta a te, grande squadra, a reagire. E io una reazione nel secondo tempo non l'ho sinceramente vista, anzi, chi doveva forse salire in cattedra non l'ha fatto. A me, forse l'unico che è piaciuto è stato Pereira, che invece, cioè, certa gente dice che è un giocatore innamorato del pallone, ma meno male che ci sono ancora giocatori innamorati del pallone come lui, perché è l'unico che mi ha dato la sensazione di poter, palla al piede, cambiare qualcosa. Comunque sì, la squadra è in difficoltà dal punto di vista psicologico, e il secondo tempo visto col Bologna è uno strascico poi del, secondo me, anche del risultato ottenuto col Bayern. Alex? Ma io penso che rimango della stessa lunghezza d'onda di qualche settimana fa, quando secondo me i motivi principali da dove provengono le sconfitte della squadra di Inzaghi sono principalmente errori legati dalla difesa. Sfido qualunque squadra a giocare con, faccio proprio nomi e cognomi, e continuo a dire che quando giochi con Patrick e quando giochi con Hutt e con un Acerbi dirottato sulla parte sinistra della difesa, la Lazio fatica anche contro la Padula e Caprari. Figuriamoci se giochi contro il Bayern Monaco, se giochi contro Lewandowski. E la stessa cosa, ragazzi, è successa a Bologna, lo stesso discorso è successo a Bergamo in Coppa Italia, lo stesso discorso è successo a Milano con l'Inter, quando il povero Parolo si è fatto sovrastare dal gigante Lukaku. Per il resto penso che anche a livello di atteggiamento, anche a livello
come dire, personalità, ecco, mi associo a quello che ha detto il buon Marcello quando in quel minuto al sedicesimo tu sbagli un calcio di rigore, il minuto dopo prendi il gol, tu hai comunque sia 70-75 minuti per recuperare una partita che sei delicata e fondamentale e tu non mostri la personalità, ecco, quella personalità che manca per far sì che la Lazio possa diventare una grande squadra. Allora vi provoco un attimo, questa la giro a tutti, poi partiamo da Luca, ma secondo voi invece può essere un altro tipo di discorso, cioè che i calciatori della Lazio in questo momento stanno pagando a livello di testa, quindi restiamo su questo tipo di argomento, tutto quello che è stato il discorso legato ai tamponi, alla possibile penalizzazione della Lazio, quindi una Lazio sfiduciata da questo punto di vista, cioè gioco al massimo per arrivare in Champions, poi me la tolgono perché ci penalizzano. È una cosa che secondo voi può starci o è del tutto campata in aria? No, io francamente entro nella testa dei giocatori e penso che di fronte a un Lazio-Bayern tre quarti dei giocatori non avevano mai giocato una partita di questo tenore e di fronte a questo tipo di discorsi penso neanche un parente malato avrebbe giustificato nella loro testa una concentrazione minore rispetto a quella che ci si prospetta per una partita di questo calibro. Nel senso, non importa, si gioca contro il Bayern Monaco, la squadra campione di tutto, è una vetrina per il giocatore, è una vetrina e un risultato per la squadra. Per citarvi Reina, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso, semplicemente paghiamo una disattenzione e una mancanza di lucidità e di concentrazione da squadra piccola, quale è la Lazio, perché la Lazio ha dimostrato a livello europeo ovviamente di essere una squadra piccola, una squadra senza le armi a disposizione per poter riuscire a compensare un determinato discorso. Peccato, perché non credo che ci sia un alibi del genere, credo piuttosto che sia ci sia stata troppa paura nella mente dei giocatori e che la Lazio abbia spesso e volentieri questo problema di onda. Cioè, vinco, continuo a vincere, perdo, continuo a perdere, partite fondamentali le imbrocco bene come le posso imbroccare male. Non c'è una mentalità definita per questa squadra. Edoardo? Sì, anch'io sono d'accordissimo con quello che ha detto Luca. È una squadra un po' debole mentalmente quest'anno, mentre l'anno scorso magari avevamo visto una squadra più forte di tutto, anche di quello che proveniva dall'esterno. Quest'anno è stata più provata. Poi ovviamente sul discorso Bayern neanche io posso credere, insomma, una cosa del genere. Era la partita della stagione molto probabilmente per parecchi di loro e qualcuno è mancato all'appello perché mi sarei aspettato prestazioni diverse. Poi ovviamente non ci si può piangere addosso perché la stagione va avanti, c'è tanto da giocare, non si può sempre stare a pensare al Bayern. Poi è arrivata la sconfitta di Bologna e tornando alla sconfitta di Bologna, insomma, secondo me quel gol preso su quel rigore sbagliato è stata una mazzata per una squadra che, come ho detto, è già debole mentalmente di suo. La mazzata del gol subito è ancora di più. E poi, riagganciandomi al discorso di Andreas Pereira, oggi sono arrivati tanti messaggi sui social, insomma, in questi giorni, dei tifosi soprattutto che lo vorrebbero di più in campo. Secondo me Inzaghi ancora non è riuscito a trovargli una collocazione in mezzo al campo, cioè ha paura di inserirlo sia come seconda punta, che magari perde qualcosa lì davanti come peso, sia come mezzala di centrocampo. Però servono giocatori così, soprattutto quando trovi squadre bloccate, squadre che si chiudono, e un giocatore che ti punta l'uomo e che mette la palla dentro ti può servire sempre. Ecco, proprio su questo punto, dato che viene sempre considerata la difesa il punto debole della Lazio, però dobbiamo dire che l'attacco anche sta latitando, in particolare, cioè anche qui facciamo nome e cognome, Joaquín Correa, perché non è possibile che una seconda punta, Gioacchino, una seconda punta ti faccia soltanto due gol. Bello da vedere, elegante, eccetera, eccetera, però io non capisco, cioè voi vi siete spiegati perché adesso Caicedo, tu non hai idea, comunque era al secondo... Sfondi una porta non aperta, rotta. Ragazzi, scusate. Però nella testa di Inzaghi, perché adesso come primo cambio Inzaghi inserisce Murighi. Non è che si è fatto stregare da La risposta è molto chiara, perché Murighi è stato pagato 17 milioni di euro e deve giocare. Non cominciamo a dire che Caicedo c'è il problema alla pianta del piede. La risposta è questa. Poi se vogliamo inventare.
alla fascia di Lattaro è entrato un quarto d'ora e ha fatto meglio di tutti gli altri. Se c'è la in quel quarto d'ora. Allora, o giochi o non giochi, che tu entri un quarto d'ora, se è un problema, puoi peggiorare solo le cose. Secondo me, questo è un mio modesto parere, che secondo me gioca Murici perché Murici è stato pagato 17 milioni. Questo è un mio modesto parere. Marcello? Ma poi, sul fatto perché giochi Murici può anche essere un motivo. Correa, voi lo togliereste da titolare? Cioè provereste a puntare su un altro? In questo momento allora, sì. A me, allora, come tipo di profilo, avere un giocatore di movimento come Correa intorno a Immobile tecnicamente è l'ideale. Cioè, se Correa comunque garantisse poi anche un paio di 2-3 gol in più, sarebbe, ecco, il profilo ideale. Però chiaramente, cioè, è un dato di fatto che poi quando Felipe Caicedo ha giocato ha fatto a livello di gol meglio di Correa, quindi là non posso che darti ragione. Però penso anche che Inzaghi, purtroppo, va detto, negli anni ha dimostrato di avere certe volte delle fisse a livello di schieramento. Faccio l'esempio di Milan Badel. Quante volte voi avete pensato, quando Badel era alla Lazio, oggi in campo avrei visto bene Badel? Poi magari ti ritrovi il Cataldi, ma Badel è un giocatore che non ha mai avuto spazio proprio perché Inzaghi non l'ha mai visto una prima scelta. Allora però, Marcello, mi aggancio, no? Hai sentito le parole di Lulic dopo la partita con il Bologna? Sì. Mi dai un commento a quello che ha detto il capitano? Perché comunque quale aspetto in particolare? Al fatto che i big ogni tanto si devono fermare. Ok, io penso, allora, intanto mi viene un po' da sorridere quando penso che i big sostituiti poi sbuffano. Capito, cioè si devono fermare per chi? Mi fa ridere questa cosa. C'è dopo, non è possibile. Cioè, non Inzaghi, facciamo per Malleva, per Scalanti, o per Akpakro, che l'anno scorso faceva Salernitana Carpi e quest'anno Lazio Bayern Monaco. Ma dai ragazzi, Scalante non mi ha mai detto. Akpakpro l'anno scorso, Salernitana Carpi, quest'anno Lazio Bayern Monaco. Scalante è stato il meno peggio. Scalante non si è mai comportato male quest'anno, Alex. No, Scalante no, assolutamente no. Però è una buona riserva, però niente di più. Mi ricordo anche il gol che ha sbagliato contro Viera a porta vuota, gol che avrebbe chiuso la partita. Cagliari? Col Sassuolo, Lazio Sassuolo 1-0, 2-1, 2-1, Lazio Sassuolo, sua qualità. Io credo che comunque Lulic si riferiva ad Andreas Pereira. Ah, certo, sotto quel punto di vista, se il messaggio è diamo più spazio a giocatori come Pereira, a quel punto ti dico, ma ben venga, ma diamo spazio a Pereira, facciamo riposare Correa che magari in un momento in cui non riesce a rendere al meglio, anche se comunque in qualche partita sembrava avesse comunque fatto il suo, anche un lavoro sporco degno di nota. Però io ti ripeto che un giocatore come Pereira, se non ha lo spazio per esprimersi, non esploderà mai, rischia di diventare un investimento, cioè un investimento che non rende. Ragazzi, posso farvi una domanda? Certo. Ma secondo voi veramente adesso pensate che sia arrivato finalmente il momento forse di provare a cambiare questo benedetto modulo, di provare a giocare con una difesa Marusic a destra, Acerbi e il meno peggio tra Musacchio e Hut, insieme magari a un Lulic dirottato a sinistra, non lo so. Ora non è più, ma è possibile? Continuiamo sempre a giocare con Patrick e Hut, ragazzi. Se ci mettiamo io e Marco Fabio davanti e giochiamo contro Patrick e Hut, li mettiamo in difficoltà, io sono convinto. Ma a quel punto non devi cambiare modulo, devi cambiare i giocatori, Alex. Visto che si fa tanto fatica e si prendono tanti gol, magari proviamo così, proviamo a fare un centrocampo anche di copertura, magari con due davanti la difesa, con Leiva e Scalante e con i tre dietro a Immobile, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ma magari, io non lo so, magari. Non Luca, so che pensate, ma con grande stima rispetto per Simone Inzaghi, guai chi me lo tocca, però ogni tanto proviamo a cambiare. Provo a tirare le fila, avevamo promesso di non parlare più del cambio modulo, perché è una cosa è vero.
infattibile nella vita, perché Inzaghi non lo farà mai, perché dice: questo è il modulo con cui io ho vinto questo, ho vinto quest'altro, ho fatto esordire Tunkarà, cioè insomma ti aggiungo un'altra cosa, perché se tu oggi chiedi a Inzaghi di mettersi con la difesa a 4, lui ti risponderebbe: guardate che io dopo il secondo gol incassato con il Bologna ho giocato a 4 e non sono arrivati alcun tipo di cambiamenti, quindi perché cambiare? Ti rispondere Bayern ha giocato a 4. Certo, non sapeva più che fa. Vai, Luca, continua. No, eccomi, dicevo, il punto è questo. Marusic è adattabilissimo come terzino ed è molto meglio come terzino che come esterno, secondo me, perché concentrarsi sulla fase difensiva, ma questa non è una novità, lo ribadiamo da un sacco di settimane e io continuo a sostenere che Marusic terzino darebbe una svolta alla sua carriera a prescindere, ma secondo me anche come terzo in difesa a 3 con il Bayern non ha fatto male. No, ma lui è in un momento d'oro. Prima l'abbiamo completamente devastato, adesso lo stiamo glorificando. Come a dire, non era un brocco prima, non è un fenomeno adesso. Per quanto riguarda Correa, fisicamente non era al top, però, quindi magari esatto, solo adesso lo vediamo. Ma sempre stato Io Correa lo manderei allo Sparta Praga solo per defenestrarlo come il famoso episodio. Io non lo sopporto, non ci posso fare niente. Io giocatori senza personalità non li posso vedere. Voi a me se la gamba state regalando, vabbè, perché è da ottobre che io vi parlavo di questa cosa, da quando ero l'unico che qui dentro diceva che la Lazio aveva fatto molto molto male a rifiutare l'offerta della Juventus per Joaquin Correa, e adesso sentirvi in questo modo vuol dire che purtroppo, perché io spero sempre di sbagliarmi, perché io con Marusic, devo essere sincero, mi sono sbagliato per diversi anni, perché se Marusic è questo, devo solo mozzicarmi la lingua da questo punto di vista, e ben venga quando poi accade questa cosa. Purtroppo con Correa invece per il momento non mi sto sbagliando. Però non dobbiamo far passare il messaggio che i mali della Lazio provengano da Correa. No, assolutamente Laddove non arriva Correa, allora deve esserci qualcun altro a subentrare, a intervenire, a metterci. Ragazzi, ma io penso che si può fare ancora più semplice questa discussione, perché basti pensare, da Lazio-Cagliari in poi, tutte le squadre con cui la squadra di Simone Inzaghi ha giocato hanno adottato tutte lo stesso modo di interpretare la partita: pressing a tutto campo, a partire dal primo scarico della Lazio, e la Lazio da lì è andata in bambola perché non riusciva più a costruire. Detto questo, in fase di non possesso, quindi con la Lazio che attacca tutti dietro al centrocampo, e la Lazio arriva negli ultimi 15 metri e non sa che fare con il pallone. L'abbiamo visto con il Cagliari, l'abbiamo visto con il Bayern Monaco, ti ha detto bene con la Sampdoria. Abbiamo visto tante partite in fotocopia, compresa quella con il Bologna, e secondo me, per me non è un problema di modulo, per me è un problema di modo di giocare, perché non hai un'alternativa, nel senso, se tu vedi che non funziona in quel modo con il fraseggio, allora ti conviene mettere un attaccante grande, grosso e forte di testa, palla lunga, e c'è lui che fa da sponda e vai con Murici, per esempio. Perché perché tu queste alternative hai. Il problema secondo me è che la Lazio non riesce a cambiare il suo modo di interpretare le gare, non riesce ad avere un'alternativa rispetto a quello che sa fare benissimo. Però quello dovrebbe essere l'allenatore che riesce, infatti, che c'è scritto, a cambiare la gara. Che c'è scritto sul banner? Guardando sui vari gruppi dei tifosi della Lazio, cioè si leggono delle cose veramente estreme, del tipo la classica è: una squadra già frenata dalla società è ancora più frenata dal proprio allenatore. Quindi, scusate, io non voglio fare il difensore. Tu ti presenti dopo un campionato che oggettivamente, quello dell'anno scorso, è stato un campionato da miracolo. Ti presenti per andare in Champions League e chiedi degli acquisti e ti si risponde con ti si fanno male i giocatori e ti si risponde con no, non regge perché Inzaghi non regge. Non apriamo la rosa. Correggimi se sbaglio. Inzaghi, ragazzi, il discorso, scusate, soddisfatto del mercato della Lazio. Ma Inzaghi che deve dire? Che deve fare? Se ne deve andare, Inzaghi? Se mi prendi Ut, se dice è meglio niente Ut, io ti dico è meglio Ut. Tra niente Ut ti dico Ut. Ma una squadra che si qualifica in Champions League e fa una campagna acquisti con Akpakpro e Scalante e sbaglia clamorosamente spendendo 30 milioni per Murici e Fares, ma di che stiamo a parlare? Inzaghi? Ma Inzaghi, dategli il materiale, dategli una squadra, Inzaghi, e poi vedremo. Inzaghi, questo allenatore ha fatto i miracoli,
i miracoli ha fatto questo allenatore col materiale che ha a disposizione. Ha trasformato Luis Felipe, ha trasformato tanta gente che era così e così in buonissimi giocatori. Datemi il materiale, dategli il materiale a Simone Inzaghi. Secondo me, sempre mio parere, ragazzi. Scusate, ma stasera, dopo quello che è successo sabato, ma perché voi non avete idea su WhatsApp come stava dopo proprio dopo il triplice fischio? Cioè, dai, ragazzi, ma come si fa? Dai, non si può, ragazzi, dai, non si può perdere a Bologna dopo una prestazione così, puoi pure perdere, ma non puoi giocare così, dai. Non può giocare. Io quella difesa, ragazzi, è imbarazzante. È meglio Camel Glick del Benevento. È meglio uno Yoshida, un Colley della Samp. Camel Glick, che sono 5 anni che lo chiede alla Lazio. Dai. Ma poi, ragazzi, lo vendi a 17 milioni e poi te lo riprendi. Ma che mentalità è questa? Ma tu vendi un giocatore a 17 correndo. Milioni e poi te lo riprendi in prestito. Ma dai, ma facciamo in serie, dai. Chissà posti, non sta così, non c'ha questa poca scelta e questi continui punti interrogativi sui giocatori. Cioè, chi sta lottando per gli stessi obiettivi della Lazio ha ben altra rosa a disposizione. Sono d'accordo, Luca. Sono d'accordo. Avete visto? Vedo uno. Aspetta, ragazzi, fatemi sentire Edoardo. No, ma io condivido molto, molto di quello che è stato detto sinora. Prima di tutto il mercato inadatto, l'avevo detto anche inizio trasmissione, mi sembra abbastanza evidente che anche le altre squadre hanno dovuto fronti con tante assenze. Il Napoli ha giocato 2 mesi con Petagna davanti, insomma il Milan ha avuto parecchi giocatori fuori, però hanno rose completamente diverse. La Lazio doveva prendere in questa sessione di calciomercato per prepararsi alla Champions un difensore di livello e un esterno di sinistra di livello, prima di tutto, poi bisognava puntellare la rosa con altri giocatori. Non è stato fatto e Inzaghi si trova inevitabilmente in difficoltà. Ragazzi, si ferma Lulic, è febbraio 2020, si ferma Lulic, e tu chi mi prendi in estate, che sai che Lulic sarà fermo un anno, mi prendi fare e sai che è più rotto di Lulic. Questa è la campagna di rafforzamento. Lo ha chiesto Inzaghi, Alex, come ha chiesto Lazzari, Fares è un errore, cioè se vogliamo dare la colpa a qualcuno allora è una richiesta errata di Inzaghi. Certo, non possiamo dire che è solo la società che sbaglia. Se Inzaghi chiede un giocatore e quel giocatore non è in grado di rendere sia a livello, cioè proprio a livello di numero di presenze in un campionato, là la colpa è dell'allenatore che l'ha voluto a tutti i costi, e non è da un anno che lo chiede, sono più di 2 anni. Errori della società secondo me sono stati fatti, perché ha chiesto pure Lazzari, pensate se Inzaghi bussa alla porta di Lotito chiedendo Zinchenko del Manchester City, che risposta avrebbe? Anche perché se noi andiamo a ricostruire quelle che sono le richieste negli anni di Inzaghi, quelle che sono state, non vi sento, ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, no, volevo farvi una domanda con una risposta secca. Ma secondo voi Inzaghi è da cambiare? No. Io a questa ci voglio aggiungere, senza Champions, quindi presumibilmente senza mercato, Inzaghi firma? Secondo voi? Dipende. Allora, Inzaghi può firmare senza Champions se le condizioni, prima di tutto economiche, e se al secondo punto di progetto, ma progetto vuol dire acquistare e dare la certezza di portare a Formello almeno, come diceva Edoardo, un difensore di livello, un esterno, un centrocampista, cioè giocatori che possano permetterti di fare il salto di qualità. A quel punto forse Inzaghi rimane, però tu gli devi garantire segnali di crescita, altrimenti non vedo il motivo perché debba rimanere un altro anno nello stesso identico ambiente che sembra non voler crescere. Io sono convinto sempre di quello che ho detto qualche puntata fa, quando affermo e continuo ad affermare che secondo me la Lazio ha raggiunto il massimo, ed è quello di una qualificazione in Champions ogni tanto, qualche Coppa Italia, qualche Supercoppa, ma se vuoi vincere e fare di più non è questa società che te lo potrà dare. Questo è il mio pensiero. Così rimarrai come il Borussia Dortmund per sempre, eterna incompiuta,
cioè squadra che è destinata a vendere, che non è male, perché dall'altra parte no, stanno peggio questa visione, perché la finale di Champions, ragazzi, nel 2014 ha giocato la finale di Champions il Borussia Dortmund, ricordiamo, però penso nel Bayern Monaco. È una squadra che punta a valorizzare i propri giocatori, a venderli e comunque a rimanere sempre là nel limbo. Vuoi che ma non li vende pure due scudetti? No, le vende, li vende. Sì, ha capito, in Germania vince uno scudetto 3, 4, 5 anni fa era molto più facile che vincerlo in Serie A, sicuramente. No, io comunque dicevo, su questa visione di Alex sul fatto che si è arrivati al massimo non sono d'accordo, ma per il semplice fatto che fino adesso la storia recente della Lazio mi ha dimostrato che non è così, perché noi, se pensiamo a 2 anni fa, parlavamo di salary cap, parlavamo del fatto che non poteva arrivare un calciatore che guadagnava più di 2,5 milioni perché lo Tito non dava più di 2,5 milioni di stipendio. Oggi la Lazio dà 4 milioni a Ciro Immobile, dà 4 milioni a Milinkovic Savic, per esempio. Io sono convinto che la crescita, per come la intende Alex, è evidente che ti serve un altro tipo di impostazione legata proprio allo Tito e a Tare e tutto il resto, perché comunque la Lazio continuerà a fare i suoi passi per crescere, ovviamente con la sua lentezza o con la sua velocità, e questo farà sì che tante squadre poi ti supereranno, perché l'Atalanta oggi ti ha superato, l'Inter ti ha superato, probabilmente il Milan ti supererà se entrerà in Champions quest'anno. Quindi quello che dice Alex è sensato, non sono d'accordo sul fatto che sia arrivati al massimo, perché la Lazio se fosse arrivata al massimo anni fa, e piano piano invece sta arrivando. Detto questo, io vorrei un attimino tornare al discorso. Scusami, crescere di più significa paragonarti all'Inter e alla Juve, che secondo me non ci arrivi mai. Non è così, perché noi 4 anni fa perdevamo 3-0, 4-0 la Supercoppa con la Juventus, facendo più o meno la stessa partita che hai fatto con il Bayern. Oggi con la Juve. Io ti parlo proprio a livello proprio di realizzazione di conquiste di trofei. Tu quello che puoi fare è vincere. Cioè, tu pensi che la Lazio da qui a 5 anni possa fare una finale di Champions o lottare per lo scudetto? Secondo me no. Se da qui ai prossimi 5 anni si riqualifica 2 volte in Champions League, per me già ha fatto tanto con questa dirigenza. Poi può darsi che rivince la Coppa Italia, o magari asfalta la Roma 4-1 o vince a Torino, ma a fine stagione, secondo me, se da qui a tra 4-5 anni si riqualifica 2 volte in Champions, per me già è andata di lusso. Questo ma intendo per la crescita. Aspetta Alex, vai Edo. Sì, scusa. Attacco un attimo, io dicevo, l'anno decisivo secondo me era questo, quello per fare il salto, perché avevi fatto un campionato l'anno scorso che poi sei stato fermato, insomma, però quest'anno hai tenuto tutti i tuoi top giocatori, tutti quelli che avevano fatto il salto di qualità alla Lazio, Luis Alberto, cioè centrocampisti come Milinkovic e Luis Alberto, in Serie A oggi non li ha nessuno. Immobile è uno degli attaccanti più forti d'Europa, hai riuscito a confermare questi giocatori qui. Acerbi, bisognava completare perché la squadra, non ce l'ha nessuno? No, neanche uno. Era una battuta, vabbè. Era rarissimo. Vai, scusa. Condivido pienamente il discorso. Il discorso che fa Edoardo è giusto, e il problema sorge quando poi tu però pensi che chi sono le riserve. Allora io prendo invece il centrocampo del Napoli, dove non ci sono magari singoli più forti dei Milinko e Celso Alberto, però complessivamente le riserve sono molto più forti delle due. Politano dalla panchina sta diventando un giocatore determinante. Preso ovviamente al fantacalcio. Politano fa il titolare. Politano è un bel giocatore. Napoli pure è incredibile. Poi sì, a livello numerico probabilmente il centrocampo del Napoli ha qualcosa in più, ma perché ha tanti giocatori il Napoli, è una rosa lunghissima che poi è stata accorciata tanto. Ma l'abbiamo detto tante volte. Sì, ma a livello di singoli infatti il tuo discorso è perfetto. E il problema, l'ho detto, sorge quando vai a trattare le riserve, ma è quello che avete detto anche voi prima quando parlate di tutte le squadre che ormai a livello proprio di rosa hanno superato la Lazio, di rosa e non solo, a livello societario. Ragazzi, l'abbiamo detto tante volte che purtroppo il problema nasce anche quando hai più di un impegno a settimana. La Lazio negli 11 titolari se la può giocare, ma ci avete fatto caso che ogni volta che si fanno 2 partite a settimana la Lazio perde in campionato? La Lazio lascia punti. Ci avete fatto caso? Ma perché? Perché Immobile, poverino, tra virgolette,
Questo ragazzo è più di un mese, ho sentito critiche anche rivolte a Ciro Immobile, questo è un mese che gioca con infiltrazioni, se gli prende un raffreddore siamo ormai finiti. Ho letto cose dopo Bologna che sono inenarrabili proprio Dai ragazzi, ma come si fa a criticare Ciro Immobile? Vai, certo. Calcisticamente posso dire che sbagliare un rigore in un momento del genere è grave, ma non sto criticando il giocatore in sé, sto dicendo che commette un errore grave, certo, con Bologna, così, sì. Chiaramente parliamo di Ciro Immobile, è un giocatore che ha dato tanto, cioè, ragazzi, Scorupoli però nel 2001 è stato il portiere che ha parato più rigori in Europa, sì, vabbè, anche sopra Donnarumma, il rigore è stato malissimo, però ci sono anche per ricordare qualche numero di Immobile, sicuramente Immobile sta un gol dai 150 in Serie A. Filippo Inzaghi ne ha fatti 153, quindi 4 gol per ora in meno di Immobile, mi sembrano numeri discreti, insomma. È incredibile, ragazzi. Onore a Ciro Immobile, sempre. Onore a Ciro Immobile. Perché dobbiamo salutare sia Luca che Edoardo alle 18:40. Quindi sì. Termina Luca, che dicevi? Sì, mi permetto una considerazione. Io sono d'accordo con Alessandro, nel senso che non si sta parlando di quello che si poteva fare prima e di quello che si poteva fare adesso. Io credo che la maturità dei giocatori della Lazio e il fatto che la Lazio abbia raggiunto determinati obiettivi non è determinato da un percorso della società, se non nel tenere determinati giocatori, ma dal fatto che quei giocatori che già avevi sono nel tempo migliorati e hanno avuto una determinata evoluzione. Ma alla luce del fatto che questi giocatori hanno raggiunto il punto di massimo splendore, perché non credo che Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, lo stesso Leiva che sta invecchiando, insomma, riescano a migliorare e di fare più di quello che hanno fatto, io credo che l'unico modo per raggiungere uno step successivo sia quello di fare una campagna acquisti, di togliere l'eccesso e di prendere dei giocatori. Sono d'accordo con Edoardo, nel senso che quest'anno era decisivo, avevi il budget, la possibilità e le idee per poter fare, le idee ben chiare, perché tutti sapevano a settembre quali fossero i problemi della Lazio, non è stato fatto e adesso ci troviamo relegati ad una posizione che è una via di mezzo tra quello che vorremmo essere e quello che siamo condannati ad essere, e questo è grazie ai giocatori che secondo me ci portiamo appresso e che sono di straordinaria qualità. Ma credo che più di così i famosi accolli, giusto? In che senso? Alcuni calciatori sono degli accolli per questa Lazio, si può dire? Ma si deve dire, ma proprio per fare uno step successivo si deve dire che ci sono dei giocatori che non possono giocare con questa squadra e devono cambiare, ma deve partire dalla società, deve partire da un progetto che non c'è, quindi in questo momento, salvo sorprese per l'anno prossimo, la Lazio, alla luce del fatto che il campionato con 7 sorelle è tornato, è condannata al 5º-6º posto. Ma magari al 5º-6º posto. Luca, andiamo a Tirana. Star tranno, andiamo a Tirana. Conference League, tutti a Tirana. Resta Inzaghi? Non lo so. Io ti dico che se fossi in lui un pensierino lo farei, perché non ci sono le prospettive. Non ci sono garanzie e tutte le volte che gli viene promesso qualcosa viene risposto con Musacchio e Ut. Io un pensierino lo farei. Detto questo, nel nome di Cacuta, Alfaro e Stankevicius, io vi saluto. Ciao Luca, grazie. Ciao Luca, a lunedì prossimo salutiamo Luca Clementi di La Pressa. Edo, in chiusura con te. Resta Inzaghi? Va via, rinnova. Io dico che spero e mi auguro che Inzaghi resti, perché il percorso che ha fatto con la Lazio ha dell'incredibile. Però occhio, perché Simone Inzaghi inizia a far gol a tante altre squadre, perché il lavoro di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, e io ogni tanto provo a immaginare, a pensare Simone Inzaghi su un'altra panchina sia in Italia che in Europa, il percorso con dei giocatori di livello vero e quindi con una squadra completa, che cosa avrebbe potuto fare Simone Inzaghi, e quindi questo un po' mi preoccupa. Sì, sono d'accordo anche con quello che ha detto Luca prima di uscire, che questo era l'anno decisivo, l'avevo detto anche prima, bisognava fare adesso per proiettarsi in quello che era la Serie A di adesso, perché è una Serie A importante, una Serie A tosta, dove stanno arrivando tante squadre che prima non c'erano, e bisognava fare il salto di qualità adesso. Perfetto. Grazie mille Edo. Grazie mille Edoardo, buona serata. Edoardo, grazie. Della Lazio siamo noi. Ciao Edo.
Eccoci qua, siamo oggi, oggi Città quadro. Celeste con la tua persona, Lazialità con la persona di Marcello Baldi, avevamo Edoardo Zeno della Lazio Siamo Noi, praticamente febbre e doveva 90. Esserci anche Lavinia, però. La bella Lavinia, ragazzi, purtroppo aveva da fare. Da quando c'è la posta se, di se riusciamo, ragazzi, se riusciamo lunedì prossimo, il buon Marco Fabio lo sa, possiamo portare uno spirito d'onore, dai, per qualche minuto, dai. Perché lui va in trasmissione però dopo poco, quindi ci dovremmo organizzare. Alle 18. Lui inizia alle 18:30, magari per qualche minuto lo riusciamo a far intervenire, perché no? Comunque, vabbè, non svegliamo nulla, dai. Ma certo, no, suspense. Sì, comunque sono d'accordo con Marcello, si è montata la testa. Ma... Da quando c'è la posta di Lavi, le bimbe di Lavi, troppo bimbi di Lavi, bimbi di Lavi. Dovevamo fare la posta del cuore con Lavinia la Bella. Tra l'altro, no, io ci tengo perché il nostro Renato De Filippi, che adesso immetterò subito in diretta, aveva scritto anche una letterina a Lavinia la Bella e aspetta la risposta. Giusto, Renato? Assolutamente sì, aspetto la risposta di Lavinia al mio quesito esistenziale, anche perché... La sentivo qualche puntata fa che pronosticava insomma un'uscita clamorosa dalla Champions League. Le abbiamo dato tantissima cacca addosso alla fine, invece aveva ragione. Vabbè, mica siamo ancora della Juventus, eh? Sì. Uscita della Juve, sì, sì. Ancora non è Nostradamus. No, io pensavo della Lazio, ragazzi. Io mi immagino il giorno che tornerà proprio la... verrà fatta tra virgolette a pezzi, nel senso che poi gli verrà rinfacciato qualunque cosa. Ho questo sentore, cioè col 2-5 la Lazio passa, eh? Sì, voglio, cioè, solo beh, è facile, che questo, ci vuole, eh? Che ci vuole, no, non è... Come stai, Renato? Andiamo ai supplementari a Monaco, andiamo ai supplementari. Sì. Il terzo bene, bene, Valerio, bene. Tu? Bene. Sono carichissimo per questo Sanremo. Te sei carico per questo Sanremo? Scusate, io e Renato condividiamo la passione per Sanremo. Poi peraltro poi vi dico una cosa. Eccoci. Ma chi ce l'ha subito? Ma infatti, ma perché parlare di Lazio? Parliamo di Sanremo. Che è uscito. Ho scoperto pochi giorni fa il Fanta Sanremo. No. C'è tempo fino a stasera per fare la squadra, se la volete fare. Praticamente tu puoi scegliere 5 cantanti. Dai. E fare la tua squadra, però ognuno ha un valore. Tu non puoi mettere Fedez e Max Gazzè nella stessa squadra perché costano troppo. E la moneta con cui li acquisti si chiamano i Baudi. No. Dai, ragazzi, è su Twitter questa cosa, nel senso la posso recuperare sul tuo profilo Twitter, la faccio subito. Cioè, non è una cosa messa, che... però stasera farò la squadra ufficialmente, quindi dai, ci mettiamo pure qualcuno del GF VIP, così abbiamo fatto il double. No, dobbiamo mettere 5. Allora, un top che deve essere il capitano, può essere un Fedez, un Max Gazzè, i Maneskin sono molto buoni. I Maneskin, bravo. E poi sì, perché li conosco tutto proprio, soprattutto il cantante. Che senso? Di persona? Sì, sì, sì. Scusa, bello. Aspetta, spera. Sarebbe... Vai, no, finisci, Marcello. E poi che bisogna andare, però, se scegli un profilo alto come Fedez, che costano tanti baudi, poi devi andare a completare la squadra con cantanti che costano un po' meno. E ad esempio, che c'è una sempreverde Orietta Berti. Io e te parliamo sempre la stessa lingua quando si parla di Fanta competizioni. Marcello, sai che sono abbastanza ferrato sul ragazzi, tema. E ti dico: occhio a Madame. Molto amata dai giovani, quotata 9 sulla Golbet, signori. Può essere la vera. Ce lo giochiamo, ragazzi. Come si chiama questo occhio? La Madame. Andiamo a giocarci questo Madame Vincenzo. Proprio alla francese, Madame. Scritto Madame. Esatto. Madame, ottimo. Vai, cioè, aspetta un attimo, Renato. Cioè, tu sei andato sul sito della Golbet a vederti le quotazioni di Sanremo. Magari mi fossi fermato alla visione delle quote. Ragazzi, ma sapete che 2 anni fa la mia compagna eravamo a vedere la finale Sanremo e lei giocò 3 euro su Mammut e prese 100 euro. Che lo pagavano a 33, ragazzi, in finale. Ah, è per questo che tutte 3 euro. Ne prese 99.
Tra l'altro, in finale con il super favorito ultimo, con il super favorito ultimo, tutti pensavano che ultimo potesse veramente vincere, anche perché ebbe la maggioranza, la stramaggioranza dei voti della giuria, insomma, popolare. Che poi andò a fare la conferenza stampa dopo, e si dimostrò per quella bella squadra per la quale tifa. Alex, grandissima rosicatura. Della tua compagna, la scommessa di 3 euro fa pensare che Sara è davvero la tua anima gemella, perché te ci parli spesso e volentieri di scommesse, di picchetti, eccetera, eccetera, di giocate. E beh, se adesso ci racconti questa cosa, vuol dire che sì. Ma io gli dicevo, ma ti pare che questo vince Sara? Ti pare che questo con quella canzone là che cantava? Soldi. E vinse Sanremo. Chapeau. Tra l'altro, fatemi fare i complimenti al dottor De Filippi, al dottor Renato De Filippi, perché la storia Instagram che ha pubblicato qualche ora fa, secondo me, è la più bella che finora ha creato. Ovviamente uno spera che potrà superarsi e tutto il resto, però bisogna fargli i complimenti. Esatto. Perché la bella è sempre la prossima, ricordalo, Valerio. È stile Juventus. La vittoria più bella è la prossima. Mi unisco ai complimenti per il buon ragazzi Renato. Ma poi domani che si fa? Si gioca o no? Parliamo di cose serie, ma domani si gioca o no? È quasi impossibile, io penso che si giochi. Stasera arriverà la decisione, comunque la ASL la quarantena è confermata fino a mezzanotte di domani, sì, non di oggi. Di domani. Alex, io credo che quindi non si gioca. Alex, anche se non si giocherà, cioè anche se nella migliore delle ipotesi ti daranno il 3-0 a tavolino, il Torino farà ricorso come ha fatto il Napoli con la Juventus, e si giocherà in una data che non si sa, in una data X. Anche se la Lega ha proposto lo slittamento a mercoledì. La Lega vorrebbe giocare, ma il Torino ovviamente io penso che alla fine si giocherà. Il problema è che il Toro è davvero tra incudine e martello, perché se non vuole giocare danno lo 0-3 a tavolino alla Lazio, allora si andrà per il ricorso, però c'è anche l'altra partita con il Sassuolo e tutto il resto. Se invece si giocherà, praticamente non ti dico che gioca con i Primavera, ma quasi, perché sono 8 giocatori quelli, ti sembrano pochi? Ho capito, la Lazio ha giocato in Champions senza... è questo il discorso, cioè che secondo me c'è ovviamente tutto poi un pregresso tra la Lazio, Cairo e quelli che sono i giornali di Cairo, perché è inutile nascondersi, no, con la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, senza ricordare che tutto il caos tamponi, perché la procura è partita su indicazione una denuncia del Torino. Del Torino. Quindi la partita che si dovrebbe giocare domani ha un valore, diciamo, al di dietro, non so come... che va oltre, perché c'è un peso politico di Cairo contro un peso politico di Claudio Lotito, quindi non è molto semplice, perché anche qui la Lega è davvero spaccata, perché c'è chi propende da una parte e chi propende dall'altra. C'è il discorso legato alla procura, perché poi la Lazio in questo momento sta prendendo tutto quello che sta succedendo per poi difendersi quando ci sarà il discorso legato alla procura federale, il caos tamponi, quando andranno a riascoltare Lotito. Secondo voi quale sarebbe la strategia migliore? Cioè picchiare forte nei confronti del Torino in questo momento, oppure tenersi morbidi in maniera magari che anche contro la Lazio, il processo mi pare che parta il 16 marzo, nel primo grado, che magari anche contro la Lazio te lo spiego proprio papale, per questo discorso purtroppo non sussiste, perché la Lazio come strategia comunicativa su questa questione è stata chiarissima con tutti. La Lazio non parla di questa questione se non davanti alla procura, se non davanti al giudice. Non andrà assolutamente a mezzo stampa ad attaccare il Torino o Urbano Cairo. La Lazio si difenderà, e una volta che avrà dimostrato che non c'è il dolo, oppure se c'è il dolo è una cosa legata al mezzo, ma in base a quello che poi accadrà, poi potrà andare ad attaccare legate ai danni d'immagine, perché la Lazio è una squadra che è quotata in borsa, perché Claudio Lotito è un senatore della Repubblica, quindi potrebbero partire querele e tutto il resto. Ma questi sono discorsi che arriveranno dopo, se
arriverà un certo tipo di risultato dopo i gradi di giudizio. Comunque io sulla questione tamponi vi dico attenzione, perché finora si è dibattuto soltanto dell'accusa, si è parlato solo dell'accusa. Tutto quello che si è letto sui giornali nei giorni scorsi è soltanto roba dell'accusa, quindi calma, sangue freddo, e soprattutto è una questione molto lunga. Detto questo, Lazio-Torino per me si gioca, perché non sanno quando recuperarla. Ma si gioca quando? Secondo me si giocherà mercoledì. Oggi si è espresso il presidente d'Alpino della Lega rispetto, vai, a questa, rispetto a questa questione, ha detto che l'intenzione della Lega è quella di giocare, ma purtroppo per la Lazio si andrà nella direzione del non gioco, perché c'è un precedente che è Juventus-Napoli, quindi però non è esattamente lo stesso, perché il perché comunque Allora il Napoli non si è mosso su indicazione dell'ASL, qui è l'ASL che non ha fatto muovere. No, ma poi il Napoli si è giocato comunque il suo unico bonus, bonus che il Torino si è già giocato col Sassuolo, quindi qui si configurerebbe una fattispecie in ogni in ogni caso anche qua si andrà per il ricorso, non ti pensare, non è una situazione, ragazzi, rinviare una partita, il protocollo quindi va completamente è questo il discorso purtroppo, ragazzi, io spero con tutto il cuore, scusate, spero con tutto il cuore che questa partita si giochi o martedì o domani o dopodomani massimo, perché la Lazio ha maledettamente bisogno di tornare in campo e di prendere bene i tre punti. Sono assolutamente perché poi sabato ragazzi si va a Torino, e se non si gioca domani rischi che le ultime tre partite le capitomboli, Bayern Monaco, Bologna, Juve, quindi cerchiamo di andare in campo, prendere tre punti, un po' di morale, rialzi un po' la classifica, Napoli va a Sassuolo. Speriamo che si gioca, ecco. Marcello, secondo te? Che ne pensate voi? Non si gioca. Se si gioca, no. Se potrebbe comunque giocare mercoledì, come hai detto. E se invece mi chiedi, vuoi che si giochi? Io in realtà penso... Cioè, spero che si giochi, ma se non si giocasse comunque non sarei triste, diciamo, perché comunque è anche un momento di difficoltà, magari può essere anche un modo per la Lazio di fermarsi e ripartire al meglio il prossimo weekend, però comunque nel dubbio non penso che alla fine non cambi tanto, cioè non cambierà più di tanto al meglio la sfida con la Juventus. Il problema è che non però, scusatemi ragazzi, ma però se si gioca adesso magari non è per uno perché vuole fare, però adesso magari giochi contro un Torino che è decimato, se lo prendi magari nella slitta in aprile, trovi un Torino titolare più indiavolato per la salvezza, anche quella potrebbe essere una partita più complicata. Il problema è che qua, Alex, non è più una questione di quello che conviene alla Lazio in base al calendario, agli impegni, al momento. Falsi un campionato, se non si gioca, secondo me il campionato è falsato. Vabbè ragazzi, ma è falsato. Bravo Marco Fabio. Ma è già falsato. Sono d'accordo. Giocare, proprio contro le regole. Non giocare dal protocollo. Non giocare Napoli e Juventus Napoli in quel modo. Fare poi ricorso e farla giocare non si sa quando. Lo hai già falsato il campionato. Perché si il Napoli arriva il 17 marzo. Si giocherà il 17 marzo perché il Napoli è uscito dall'Europa League. Quindi l'unico slot disponibile era quello. Però è comunque un precedente giuridico, ha utilizzato questo termine il presidente d'Alpino, dal quale l'esito di domani dipende proprio da quello. Quindi non si può neanche parlare di campionato falsato, dal momento che è falsato in partenza se si è deciso di andare avanti con questa situazione. Ma certo, ma è ovvio. Giustamente il buon Sticozzi ci scrive in privato che è il mondo che è falsato. Non il ma noi non vediamo l'ora di aggiungere Alessandro Sticozzi, perché dobbiamo parlare con lui del Fanta Sanremo. È un grande conoscitore di Fanta tutto. Lo faccio anche il Fanta Morto. Buonasera Alessandro. Buonasera. Ciao ragazzi, non me l'aspettavo, stavo Alessandro. Finendo di scrivere. Ciao, nel frattempo scrivevo delle cose, devo scrivere e vi ascoltavo. Saluti però... alla capolista. Ragazzi, già ho fatto alcune storie su Instagram questo fine settimana che erano da andare a vedere assolutamente. Okay, c'era una musica sotto che era Here's to You di Joan Baez, io che guidavo sulla Trionfale, che storie, solo che è la regola del 3, però si può aggiornare alla regola del 4 o 5, non vediamo. Senti Ale, ma lo farai il Fanta Sanremo? No, assolutamente. Io Sanremo l'ho seguito in alcuni anni,
quando tipo ha presentato Bonolis una volta, perché c'era una la ragazza con cui stavo, perché c'era Katy Perry. No, beh, perché la ragazza con cui sono stato fino a settembre, avendo parentele in Rai, andava lì e collaborava, eccetera, quindi vedevo live dal telefono, ha fatto la valletta a Sanremo, no? Guardavo in TV. No, non cantava, era roba di produzione, amministrazione, segreteria. Lì alla Rai fanno tutto quanto dentro casa, cioè nel senso, se stai proprio dentro casa loro è capace che becchi qualcosa. Appena ti cacciano fuori, sei marchiato e non ti guarda più nessuno. Buono. Niente Fanta Sanremo, non lo guardo, proprio zero. Cioè, per l'altro, ma lavoro sempre a quell'ora. La moneta per acquistare i cantanti. I famosi baudi. Acquistare i cantanti. Cioè, è come il Fantacalcio. Tipo il Fantacalcio. E come si chiama? Se fa l'asta per Orietta Berti, raga. L'asta per Orietta Berti. Questo è il paese dell'Italia. Il baudo si chiama. Il baudo. Ma io Pippo Baudo, elemento nazional popolare, lo metterei sulle banconote, solo che sugli euro le facce delle persone non ci sono, quindi non possiamo più. Torniamo alla lira e mettiamo Baudo sulla 50.000 lire, io ci sto. Questo già è più onesto. Volevo chiedere a Alessandro e Marcello, cioè, se dovete andare vi liberiamo, se volete rimanere qualche minuto a parlare dell'Inter, del nulla, volendo anche, perché comunque stai vedendo, mi attengo. Va bene, rimaniamo con i nostri fratelli. Marcello a scuoiare i leopardi per farsi le cuffie ci va in serata. Ripeto, questo è un mimetico, non è militare, vedi? Sono leopardi mimetici, perché ormai se ne inventano tutte per non farsi ammazzare. Ormai devo cambiare cuffie, ho capito, perché queste accuse di leopardato sono insostenibili. Sì. Ma Marco, però, prima di parlare dell'Inter, io vorrei parlare di un'altra squadra che sono un po' di settimane che stiamo snobbando anche per colpa nostra. Che Roma? No, sì, oh, non è la Juve. Adesso è la Juve, ragazzi. Noi stiamo snobbando la Juventus. C'è il buon Renato che parla con noi di qualunque squadra, tranne che della sua Juventus. E questa cosa va avanti da Porto Juventus. Ma guarda che conviene, secondo me. Andrea Bosco l'altro giorno in radio diceva: ragazzi, è meglio che non si parli della Juve, così silenziosamente, piano piano, può provare a costruire. Il problema è che non si costruisce, Alessandro. Ma perché non lo vedi? Stanno lavorando nell'ombra. Sotto traccia, dici? No, è sempre stata una società che ha lavorato col favore delle tenebre, come diceva Conte, sia nei momenti in cui le tenebre servivano ad adombrare i crimini, sia nelle tenebre della Serie B. E poi, tornando su, senza che nessuno se ne accorgesse, la Juventus già aveva riedificato il dominio dei 9 anni successivi. Cioè, la Juventus è arrivata già pronta a quello che ha dovuto fare dopo, ma stanno a provare a fare una storia diversa. Ma questo stop con il Verona ha un po' compromesso la corsa per il titolo, Renato? Beh, io penso di sì. No, penso sì, assolutamente sì, anche perché non è tanto la distanza dalla capolista quanto il fatto che la capolista viaggia a ritmi a cui probabilmente non abbiamo mai viaggiato negli ultimi 10 anni, e questo che fa un po' paura. E poi il fatto che... Perché fai quella faccia, Alessandro? Non sei d'accordo? No, perché è capitato che la Juve vincesse tipo 14 partite su 17. Tutti i 17 l'Inter ne ha vinte 14. La Juve mi pare che ne ha fatte pure 18-19 di fila quando vinceva. Ma era l'anno di Allegri dopo la finale di Champions. Ma era tutto un altro discorso ed era una rincorsa che era stata avviata già in autunno. Dopo la famosa partita con il Sassuolo. Non siamo a marzo. Cioè, non eravamo a marzo all'epoca. No, è vero, è vero. E questo è il problema, questo è il grande problema. Purtroppo poi si è messa anche la sfortuna, sappiamo che in questi casi la sfortuna non esiste, perché ognuno è artefice del proprio destino con la propria rosa che si ha, però andare ad affrontare una squadra ostica come il Verona senza una miriade di calciatori infortunati o squalificati è stata una spada di Damocle sulla nostra testa. Certo. Ma avete visto la faccia di Ronaldo all'uscita dal campo? Ma no, vabbè, sì, perché McKennie, se sentiva, diciamo che quanto può importare a un tifoso juventino, però fino a un certo punto. Il buon Valerio. Perché tutto sport oggi proprio si
concentrava su questa faccia di Ronaldo molto deluso, no? E tanto con c'è sta poco Juve... in prima pagina, giustamente. Però con ragazzi, Juve... ma la Juve ci sta, la Juve ci sta. Aspetta Alex, con una Juve senza trofei, sì, sì, a parte la Supercoppa, secondo te Renato, ma lo chiedo a tutti voi, Ronaldo rimane a Torino oppure magari tenta una nuova avventura? Secondo perché me, adesso deve decidere. Secondo me la vera domanda non è senza trofei, è con questo bilancio, sono usciti pochi giorni fa i dati sulla Juventus, Ronaldo è un lusso che ti continui a permettere o no, invece... Sì. Che dici Renato? Ma io penso che in questo periodo storico pochissime squadre abbiano un bilancio positivo e soprattutto delle prime tre o quattro in Italia che comunque costruiscono i loro successi, le loro vittorie su investimenti pesanti, anche andando a gravare su politiche economiche come quelle della Lazio o del Napoli, io penso che sia impossibile andare a trovare un bilancio in verde. Quindi non penso che sia tanto il problema di bilancio quello della Juventus per Cristiano Ronaldo e quello di Cristiano Ronaldo per la Juventus. Io invece penso che si possa andare a continuare per l'anno in cui, per il prossimo anno che sarebbe l'ultimo, quello di Cristiano Ronaldo, per andare a provare a rialzare la testa. Dimmi Alessandro. No, che ti dico io? Io sono d'accordo, nel senso che anni no, fa... No, dicevo all'altro. Io volevo solo aprire... Volevo solo fare una domanda a voi ragazzi, una breve parentesi piccolissima, ma questo fair play finanziario, cioè essere a posto con gli investimenti e tutto, quanto è importante? Perché l'Inter, il Milan o anche molte altre squadre in Europa per vincere si indebitano fino al collo e perché la Lazio di Lodito non può mai permettersi un acquisto oltre le righe e pagare, che ne so, un giocatore... Perché la Lazio ci ha quasi rimesso perché? L'osso del collo e continua a pagare l'erario, per esempio. E la Lazio è sotto scacco, mentre... Ma l'Inter per anni è stata attenzionata, ha dovuto vendere giocatori svendendoli a giugno, non riscattare Banega, riregalare Rafinha, nel senso i conti se non ce li ha posto non ti fanno partecipare, fanno delle, come si dice, delle unioni di intenti. L'Inter prima del Covid in Europa era la squadra che era cresciuta di più sotto il profilo del brand, del valore commerciale, degli introiti, degli incassi. Ma perché la Roma che è piena di debiti? Perché la Roma è piena di debiti e prende Kubul a 20 milioni? E la Lazio questo non lo può fare. No, ma è lì perché erano arrivati dei nuovi garanti, la nuova società, e quindi ripartivano con degli accordi da zero. Appena andranno a debito, stanno sempre in piedi. Faranno la stessa fine. No, quello è verità, ho ragione. Dimmi, Marcello, dimmi. C'è una domanda. Dimmi. Ma indebitandosi queste squadre che hanno vinto, 9 scudetti consecutivi? Le altre squadre che hanno vinto indebitando, le squadre che lui ha citato, l'Inter magari quest'anno vincerà lo scudetto, ma per 10 anni no, l'Inter sicuramente lo vincerà. Quest'anno l'Inter sicuramente vince lo scudetto. Alessandro non fa bene le mani, che bene così. Ragazzi, anche una Sì, ma i tifosi possono sognare anche in altro modo. Io sto dicendo che comunque indebitarsi non è garanzia oggi di andare poi a sollevare trofei. Ci vogliono tante altre cose, ci vuole programmazione, ci vogliono anche gli investimenti giusti. Ora non ti dico che devi fare come Tare, che va poi a trattare Murici per 20 milioni, però a volte il saper combinare l'investimento fatto in maniera attenta, che può essere quello di un direttore come Tare, poi anche a capitali importanti, è là che poi la squadra cresce, non è che tu devi spendere, indebitarti e no, ma assolutamente quello no, non è sicuro che se uno si indebita vince, però la mia era solo un'osservazione, il perché la Lazio non può mai fare il passetto magari una volta più lungo della gamba, ecco, tutto qua. Non lo farà era solo mai. Quello, non è che poi per carità, lucidamente. Il presidente non lo farà mai. Ma no, ma non solo, anche perché il presidente già paga il suo debito, anzi il presidente, la Lazio paga il suo debito allo Stato tutti gli anni e sarà così ancora per un po'. I 7 milioni, giusto, no? I 7 milioni paghiamo. Esattamente. Detto questo, la Lazio ci è già passata. Dato che ci è già passata, e lo sa molto bene il presidente Lodito che cosa vuol dire questa cosa, perché lui ha preso la Lazio in una situazione devastante e devastata, non riporterà mai la Lazio, finché c'è lui, credo, nella condizione di rischiare sotto questo punto di vista. Può piacere, può non piacere, indubbiamente nella storia della Lazio, però è l'unico presidente che si è comportato così, perché poi se si va a prendere la storia della Lazio,
ne sono successe di cose, dove la Lazio ha rischiato più e più volte di sparire per questo tipo di problema, ahimè. C'è chi, c'è una parte di tifoseria che dice che questo è un vanto del presidente, che ti dà la tranquillità di non svegliarti una mattina e c'è il rischio che la Lazio fallisca. C'è chi invece magari preferisce, come te Alex, il passettino più avanti per portare un calciatore forte a Roma. Punti di vista, c'è poco, certo, da fare, certo. La Lazio non farà mai quel passettino. Poi certo, quando lo, forse è meglio anche che non lo fa, perché se poi lo fa, arriva Vavro per 12 milioni, arriva Murighi per 20, forse è meglio a questo punto spenderne 4 e prendere un altro calciatore, perché comunque finora, quando poi ti sei esposto, non ti è mai andata bene, no? Ma quello che cosa significa? Che forse è un po' di, come dire, incompetenza a livello dirigenziale quando spendi 20 o 17 e va male? Marco, te la senti di rispondere a questa? Ragazzi, perché io... è vero, sono d'accordo con te quando dici che ogni tanto l'abbiamo fatto, però quando l'abbiamo fatto, come è andata? Guardiamo i dati oggettivi. Allora, Tare si rivolge sempre a un determinato tipo di mercato, ok? Quello dell'est, e certe volte gli è andato bene, ma non solo perché ha dei procuratori amici, ok? Lo stesso Kamenovic, che ha già bloccato per l'anno prossimo, è sempre, è serbo, diciamo, ecco appunto, è sempre di quella. La Lazio è molto forte tra il Belgio e l'area balcanica e i Carpazi, quindi Romania, la parte dell'est Europa. Io vorrei dire una cosa, però ovviamente non so. La devi edulcorare, no, credo. La posso dire e poi mi dissocio, si può fare questa cosa? Non puoi dissociarti. Occhio a quello che dite. Occhio. La posso dire ad Alessandro Sticozzi, che non ha paura di dire. Sì, Sticozzi è professionista, no. Vai Sticozzi, allora, vai. Fatti avanti. Non sono professionista, l'ordine dei giornalisti mi ha mandato l'email l'altro giorno e mi ha detto che non vanno bene i canoni che ho mandato loro, quindi ho buttato i soldi. Ho regalato 800 euro a sta gente. Comunque, no. anni fa. Vai Marco Fabio. Anni fa Tare parlò in maniera confidenziale del fatto che insieme a Lotito aveva degli affari in Albania, ok? Mettiamola così. Io mi dissocio. Ecco, ok. Ma che è un banco? Ma secondo voi, no? Dietro questo volersi indirizzare sempre verso quei paesi, quelle zone, non c'è dietro pure qualcos'altro che esula dal mondo del calcio? Mi dissocio, dopo aver detto questa cosa. Ma guarda, secondo me, dal punto di vista antropologico, la Lazio ha capito che negli anni, a volte, affidandosi al mondo slavo, si possono avere delle sorprese anche oltre le proprie possibilità. Ultimamente, curando la Marcord NBA presso la radio, scrivendo per i testi per Maddalena, la mia amica, mi sono accorto della storia che conoscevo fino a un certo punto tra cosa? Amica, dai, Gesù. È una collega. Per bene. È una collega. Allora, aspetta che c'ho l'occhio, è una collega. E, la storia di Drazen Petrovic e Vlade Divac, il modo in cui in generale i Balcani siano sempre stati in grado nella storia di risorgere dalle proprie ceneri, come l'araba fenice. Io non lo so perché Tare ha detto facciamo affari con Lotito in Albania, però posso dirvi una cosa, sono stato in vacanza a Tirana, è un posto bellissimo, l'Albania non costa niente, le Maldive dell'Europa, paesaggistico, dell'usufrutto, del fatto che non è, come si dice, sputtanata, tra virgolette, quindi non è piena di turisti all'Imbereconde, non sono loro troppo turistici nell'affrontarti come ospite, quindi sono Borsche. Dovevamo parlare di Inter, stiamo parlando dell'Albania. Ma se mi chiedi perché fanno affari in Albania, io posso chiedere a mio zio finanziere, però non so se convenga. Lotito è senatore, zio è importante, ma mica così tanto. Io ti posso dire, Marco Fabio, al massimo, che cioè, l'unica cosa che posso dire, e sottolineo il posto, è che il direttore sportivo ha delle corsie preferenziali perché conosce comunque giocatori provenienti dal calcio albanese. Di più non possiamo asserire, almeno posso ribatterti, va bene tutto, però allora perché Malinovskyi è andato all'Atalanta e non alla Lazio? L'Atalanta ha una rete di osservatori pazzesca,
e questo è un dato di fatto. Siete sicuri che non sia perché l'Atalanta è andata lì sull'Umbria a 15 milioni quanto l'ha pagato? Posso dire anche probabilmente cioè, c'è anche un, cioè un modo di fare mercato diverso. E nella trattativa per Malinowski l'Atalanta si è mossa in maniera nettamente più decisa. Poi la Lazio non ha mai trattato Malinowski, quindi di che cosa stiamo parlando? No, infatti è proprio questo che a me infastidisce. Però, no, certo, l'Atalanta ha una rete di osservatori in Europa importante, questo va detto, e per questo negli ultimi anni stanno portando anche, cioè tu pensa Mele, no? Il l'esterno piazzando Atebor. Un giocatore molto secondo me gli dai il posto. Sì, e tu pensa, poi parlando sempre ai bilanci, l'Atalanta ecco, è una realtà che costruita comunque su bilanci positivi ha portato giocatori presi da realtà sconosciute e li ha saputi valorizzare. Ecco, a me il modello Atalanta piace, poi che Gasperini piaccia o non piaccia è poco importante, cioè è il modello Atalanta che è sicuramente un modello che sta dando i suoi frutti. Poi vediamo se nell'arco del tempo riuscirà l'Atalanta a mantenersi a certi livelli, però a livello di mercato, dirigenziale e tanti altri aspetti sta dando i suoi risultati. Sono totalmente d'accordo e anzi aggiungo che se fossimo tifosi dell'Atalanta saremmo completamente pazzi per Giampiero Gasperini, sarebbe il nostro idolo assoluto. Se fossimo tifosi dell'Atalanta. Come guardate? Presidente Percassi. Cioè tu pensa anche certo. Il fatto che un tifoso della Lazio nonostante tutto non sarà mai completamente dalla parte del presidente Lodito, mentre Percassi a Bergamo è considerato certo. Un eroe. Ho capito ragazzi, ma secondo me non sono paragonabili. L'Atalanta non può avere le stesse ambizioni, i tifosi dell'Atalanta non possono avere le stesse ambizioni dei tifosi della Lazio perché sono arrivati adesso nel calcio che conta. Sì, che vuol dire? Ma che no, vuol dire? Qualcosa conta. Sì, allora a questo punto il Milan dovrebbe essere con Marco Fabio. Gli anni i tifosi della Lazio sono diversi dai tifosi della Lazio anche quando giocava Conda. Ma che vuol dire? La storia è bella, è bellissima, ma conta il disco. Cioè, di cosa parliamo? L'Atalanta è arrivata adesso nel calcio che conta e ci deve avere ambizioni alte. Perché l'Atalanta si è fatta per il suo secondo anno la Champions? Ma i tifosi non è che si strappano i capelli se l'Atalanta non si qualifica in Champions. Ma sbagliano, devono farlo, perché l'Atalanta ha questa potenzialità, è una realtà della Serie A l'Atalanta, e negarlo è un errore enorme. Non si sono strappati i capelli dopo aver votato 15 anni Bossi, poi avergli dato il 4% e essere tornati a votare Salvini, quindi quelle sono persone particolari. Bergamo la dovremmo conoscere fino in fondo per giudicarli. Però sono un po' diversi da noi, cioè, nel senso, noi italiani siamo tutti quanti italiani, ma siamo proprio 60 milioni di tipi di persone diversi. Per quello ogni concetto di razzismo e campanilismo è stupido, perché noi siamo 60 milioni di campanili. Poi che lì la campana suoni un po' strana nelle teste di quei signori, io non l'ho mai capito fino in fondo, però fanno bene ad avere ambizione, perché io sono d'accordo più con Valerio per una cosa: la storia, proprio il concetto di storia, ma nell'ultimo anno, ragazzi, cioè l'ultimo anno è l'anno che è passato più velocemente di tutti, perché siamo qua, è passato un anno e non ce ne siamo accorti, ma quello che è passato pure più lentamente di tutti, perché stando sempre dentro casa non ci finivano mai le giornate. Quindi occhio al concetto di tempo e storia, perché per loro il presente e il passato potrebbero fondersi, e quindi l'Atalanta del presente sembra una realtà che da tanti anni è così. Poi i tifosi ci mettono poco a convincersi del valore della propria squadra, cioè è più difficile prendere atto del fatto di essere scarsi. L'Inter ci ha messo anni, il Milan ancora tuttora non si rendono conto delle macerie sulle quali provano a giocare a pallone. Però a fomentarsi ci vuole poco, bastano 6 mesi alla grande e tutti noi dicevamo: però la Lazio ok, dovrebbe fare gli investimenti per provare a competere per lo scudetto, senza dimenticare che competere per lo scudetto è una cosa che non ha mai fatto da una ventina d'anni a questa parte. Quindi ovvio, perché le illusioni nel tempo di oggi, super ristretto e super relativo, prendono le stesse fattezze della realtà delle cose, secondo me. Comunque io direi di spostarci proprio in maniera netta sull'Inter, se no alla fine andiamo a trattare pure l'Udinese. Con tutto il rispetto dell'Udinese, voglio dire. Però passiamo l'Inter ha ammazzato il campionato, secondo voi? Ma non l'ha ammazzato, però comunque io la vedo come grande favorita e non lo dico oggi, lo dicevo già da tempo.
E comunque, tornando alla domanda che ha fatto prima Renato, non penso che è stata la partita col Verona a tagliare la Juve fuori dalla corsa a scudetto. Se la Juve è fuori, lo è già da un po' di tempo. Io la vedo così. Poi non è neanche detto che sia fuori. Il campionato è lungo. Perché da quello che si percepisce sempre sui famosi gruppi Facebook che mi vado a spizzare. Vabbè, comunque lascia cioè, perdere tutti comunque, cioè i gruppi Facebook sì, sono no, tutti terribile. I tifosi dell'Inter non temono il Milan, cioè temono più la Juve del Milan, nonostante il Milan mi pare stia a 4 punti e la Juve a 10. Ma come fanno a temere il Milan? Gli hanno fatti 3 due settimane fa, li hanno asfaltati. Come fanno a temere il Milan? Ma l'hai visto il Milan sì. A questa parte, ragazzi? Cioè, ieri c'era la Roma che gli passava il pallone al limite dell'area e per segnare gli hanno dovuto dare un rigore. Chiamiamolo rigore al 44esimo del primo tempo e quasi e se l'erano anche fatta pareggiare come quello che ti ha dato tutte sul Lautaro ma il rigore su Mkhitaryan secondo voi? Quello di sul Lautaro che era è un pazzo che entra in scivolata da dietro su uno che sta calciando pure quello di Mkhitaryan che sta uscendo da pure quello di Mkhitaryan un rigore netto però scusa non c'era rigore per Mila ieri quello lì non è rigore. No, ma sì, ma se glielo danno non fa niente, però renditi conto quella Roma che gli passava il pallone al limite dell'area di rigore 4-5 volte non erano stati in grado di far gol e per rifare gol gliel'hanno dovuta ripassare un'altra volta al limite dell'area. Ragazzi, ma sono due squadre milanese completamente differenti. Sto scudetto lo può perdere solo l'Inter, secondo me. L'Inter sa 2/3 squadre, ma questo si dice pure quando l'Inter andava male, si diceva. Pure quando l'Inter perdeva con non passava col Mönchengladbach o non ha fatto l'1-0 con lo Shakhtar. È stata sempre la squadra migliore. E adesso, avendo una partita a settimana, potendoti permettere dei cambi pazzeschi, perché stai giocando senza Vidal, stai giocando senza tanti altri giocatori. Meno male, ti direbbero alcuni. Eppure cioè, sta dimostrando che ne sta facendo 3-4 a tutti. Brindisi a Vidal che entra e c'ha lo stesso minutaggio di Eriksen. Da quando Vidal è il minutaggio di Eriksen è il minutaggio di Vidal, è un po' cambiato. È paradossale. E da quando è entrato Skriniar, ragazzi, l'Inter si è messo a posto anche dietro. Skriniar, Bastoni, De Vrij. Ti prego, dillo ancora. ma poi dai, Lautaro Lukaku, cioè quel marziano là davanti, dai. Ragazzi, c'è poco Lukaku è un gol da Ronaldo il fenomeno, quello vero, insomma, perché mi pare sia 58 reti. Vabbè, ma l'altro non è finto, guarda che faccia che ti ha fatto Renato, mo perché uno si chiama Ronaldo e l'altro si chiama Ronaldo, dai, su, non gli dite niente questo. Ragazzi, Cristiano Ronaldo, cioè, con tutto che io ho iniziato a guardare il calcio con Ronaldo, ancora chiama quello vero. Uno era il fenomeno, uno è Cristiano. Ci sta, infatti, Cristiano è bello come nome. A me è un Cristiano Ronaldo, no? Non mi fa parlare di Correa e con Renato nello stesso momento che ripenso a ottobre e a quel prestito della Juventus da 50 milioni di euro per Joaquin Correa. Per favore, dai, non, cambiamo discorso. Che è successo che ha fatto la Juve a ottobre 50 milioni per Correa? Avete presente l'offerta che è stata fatta alla Fiorentina per Federico Chiesa? Esatto. Stessa modalità. La stessa offerta prima di essere stata fatta alla Fiorentina era stata fatta alla Lazio per Correa, solo che la Lazio. Ma gliel'hanno detto all'Odito, perché secondo me all'Odito non gliel'hanno detto, sennò Correa c'aveva la maglia bianconera dal 2012. La Lazio ha rifiutato perché era un pagherò tra 2 anni poi alla fine dei conti. Chiesa forse l'unica nota positiva della Juve. Assolutamente sì. Però adesso non ritorniamo sulla vecchia signora, dai. Vecchia sciura. No, sull'Inter io volevo chiedervi, allora a questo punto no, mi sembra abbastanza chiaro per tutti che è la squadra favorita, la squadra che in questo momento non ha punti deboli, gira tutto perfettamente, dalla difesa all'attacco, Lukaku è un marziano, e ok. Io vi chiedo, qual è l'incognita più grande però per l'Inter a questo punto? Perché comunque il campionato è ancora lungo, siamo a marzo, quindi manca ancora un pochino. Quali sono le vere... Vai Ale! Non annoiarsi di se stessa, cioè non smettere di fare quello che sta facendo in queste partite semplicemente perché
bisogna cambiare per non fare sempre la stessa cosa in campo e quindi iniziare a farla con banalità. Già nella prestazione di Perisic rispetto al derby c'era un pochino più di noia, perché Perisic nel derby è stato perfetto, perfetto nel senso, ragazzi, non ha mai finito con la maglia dell'Inter una partita senza sbagliare un passaggio. Ha sbagliato qualcosina pur facendo una gara splendida pure col Genoa, perché sembra come se fare sempre la stessa cosa e funziona, poi sembra che qualcuno ti venga a dire che sei monotono. L'unica cosa è continuare a fare questo, perché se fa questo, non nella Serie A di 20 anni fa, nella Serie A di oggi, con le partite che mancano da giocare, devono succedere dei miracoli e devono succedere tutte le domeniche per far sì che non si vincano 90% delle partite. Sì. Adesso non voglio di niente. Volevo fare una domanda a Alessandro. Parma-Inter. Volevo fare una domanda a Alessandro. Vai Alex. Quanto c'è di Eriksen in queste vittorie? In questa Inter? Quanto c'è di Eriksen? Molto. C'è un'occasione che Perin sventa, che è la classica ripartenza che l'Inter fa sempre perché ha dei difensori dominanti in anticipo. Tu anticipi con i difensori, la palla arriva al mediano, che di solito era Gagliardini. Non vi dico nient'altro. Eriksen stoppa la palla con la coscia a 70 metri dalla porta, senza guardare Lukaku col destro, fa un passaggio lungo, manda Lukaku a correre, non lo manda in porta, ma lo manda a correre in uno contro uno, perché l'avversario si scopre, tu difendi con 8 giocatori. E Lukaku poi produce l'occasione da gol. C'è tanto Eriksen, perché i compagni intorno ad Eriksen sanno che ogni tanto gli possono anche dare il pallone sporco perché lui lo addomesticherà. E altri come Brozovic sono più invogliati a far vedere la propria tecnica perché hanno vicino uno che è nella rosa inarrivabile tecnicamente parlando per gli altri 10. E quindi gli altri cercano un pochino di più lo sfizio e il preziosismo, ma prima lo facevano in maniera stupida davanti all'area di rigore, adesso c'è la fantasia giusta per andarlo a fare dall'altro lato del campo, quindi c'è tantissimo Eriksen. Certo, ti faccio io una domanda invece, Alessandro. Quali sono stati quindi i problemi di Eriksen secondo te fino adesso? I problemi intervistando che... l'Apo De Carlo ho capito di non essere pazzo, cioè Eriksen in vita sua il trequartista non l'ha mai fatto tranne che con la nazionale danese. Lui era una splendida mezzala di inizio intercetto dei compagni, inizio io l'azione e poi la vado o a concludere o a fare l'assist sulla tre quarti avversaria. È i gol che ha fatto Eriksen in Tottenham Inter 1-0 quando ci allenava Spalletti. È un recupero palla, un inizio azione pulito e una conclusione dell'azione perfetta. L'equivoco è stato giocare col 3-4-1-2 e non provarlo da subito all'interno di un 3-5-2. A parziale scusante di Conte non l'ha potuto mettere subito mezzala perché la squadra aveva Hakimi che non sapeva ancora casomai ripiegare come ripiega adesso. Certo. È scomparso così il buon Alessandro Sticazzi. Che Non lo facciamo più rientrare. Perfetto, dai. Basta. Abbiamo cacciato Alessandro Sticozzi. Ragazzi, allora vi giro a voi la domanda sull'Inter. Qual è adesso la vera incognita dell'Inter da qua alla fine del campionato, Renato? Per me la vera incognita dell'Inter sarà l'abitudine a vincere, qualcosa di reale, qualcosa da mettere qui sul petto. Che è una cosa che all'Inter manca da 10 anni. A maggio saranno 10 anni dall'ultimo trofeo sollevato da Javier Zanetti, che è stata la Coppa Italia contro il Palermo. Quindi se l'Inter riesce a giocare senza avere dentro l'idea e il retropensiero, che sono veramente troppi anni in cui quella squadra non riesce a portare nessun titolo in bacheca, l'Inter potrà veramente fare il salto di qualità. E penso che nel mondo ci siano pochissimi allenatori, incluso quello in cui siede adesso sulla panchina dell'Inter, che possano dare questo pensiero all'Inter da qui alla fine della stagione. Per concludere la cosa di prima, vi dicevo al volo della storia della mezzala, non poteva farlo forse dall'inizio Conte perché la squadra non aveva questi equilibri. Skriniar aveva il Covid, eravamo costretti all'Inter a giocare con Kolarov in difesa e non funzionava bene la macchina. In una macchina che funziona... Eriksen è il NOS, il nitro, come si chiama su GTA quando fai il triangolo su Need for Speed. Se tu però la macchina non ce l'hai ben settata e fai il NOS, vai soltanto a sbattere. Poi casomai Need for Speed la macchina non ti si spacca e la corsa la vince uguale. Però nel frattempo sbandi e esci dalle porte. Comunque, sicuramente nelle ultime 7 partite l'Inter ha subito un solo gol. Qual è il gol che ha subito? Escalante, Milinkovic. Esatto.
Esatto, la punizione di Milinkovic deviata. Sì, cioè, questo... Il tandem Sergei e Scalante provata in allenamento. Sì, sì, no, ma... come no. Che poi la difesa dell'Inter, ragazzi, se pensiamo, se paragoniamo poi la difesa dell'Inter, ma neanche quella della Lazio è... non ha senso paragonarla. Paragoniamola a quella di tutte le altre squadre che lottano, cioè io penso che sia superiore anche a quella della Juventus, tra le migliori d'Europa, capito? Quando costruisci una difesa così, poi diventa tutto più facile. Secondo me la fase difensiva, perché secondo me Conte ancora prenderebbe Chiellini al posto di Bastoni. Bastoni lo sta facendo crescere, ma certo. Chiellini al posto dei Bastoni, io adesso queste ultime 10, se non si rompesse, me lo prenderei. No, beh, parliamo di Chiellini comunque, però giustamente... Re Giorgio, io sono pazzo di De Ligt, però no, giustamente dici anche abbinare, cioè, la fase difensiva oltre alla forza del singolo, e poi Bastoni è in un ambiente ideale per poter crescere e fare anche lui un nuovo salto di qualità. Sì. Non è facile quando regna coppe, però. Sì, c'hai ragione. Alex, secondo te qual è? Qual è la fortuna dell'Inter, nonostante tutto regna ancora denaro. Adesso Suning ha preso 2 miliardi di dollari cinesi di finanziamento. Bravo, io lì volevo arrivare un attimino. Dicevo, Alex, secondo te che cosa deve temere l'Inter adesso? Ma l'Inter, secondo me, ragazzi, non deve temere nulla, deve avere sempre il rispetto dell'avversario che andrà ad affrontare. Però cioè, l'Inter secondo me è la grande favorita per lo scudetto. E ma perché non te fai prendere al posto della di Antonello, di quel dirigente che sembra star là sempre? Mi piace, l'Inter non deve temere niente. Cioè, vai davanti alle telecamere a dirlo. L'Inter, sei convincente. Se sembri Spalletti che faceva famo sto stadio. Hai visto infatti quanti stadi hanno fatto? No, aspetti, scherzi. Grande rispetto per l'avversario, ma secondo me è una rosa... la rosa più forte sta dimostrando di essere la capolista, ecco, massimo rispetto per chi andrà ad affrontare, ecco, giovedì c'è Parma-Inter, sempre con umiltà, sempre con rispetto, però con la consapevolezza di, anche di essere la più forte. Parole da dire, vale, passando un attimino alle questioni societarie, no? è uscita fuori la notizia, quella che hai detto tu poco fa, dei soldi che saranno dati a Suning, però in contrapposizione c'è la notizia legata al Jiangsu, non so se sì, ai due club praticamente cinesi che sono falliti, sono sì, smembrati completamente. Esattamente. Infatti Eder stacco è avvelenatissimo. È allora, ti voglio chiedere primo, quanto si devono preoccupare i tifosi per le notizie che arrivano dalla Cina sul fatto. Sì, sì, no, no, immaginavo che era su Eder. Dicevo, quanto si devono preoccupare i tifosi dell'Inter sulla questione proprietà e se l'Inter rischia alla fine del Jiangsu, io non so pronunciarlo, quindi datemi una mano. Allora io non credo che rischia alla fine del Jiangsu per il fatto che a garanzia degli eventuali debiti c'è quasi la persona stessa di Zhang, che non è diventato un nullatenente tutto insieme, semplicemente per come funziona l'economia cinese, le loro grandi portate di investimenti sono sempre concordate col governo. E Zhang ambisce a diventare un senatore del grande parlamento, adesso non ricordo come si chiama, il parlamento cinese ha un nome particolare, il grande congresso, la grande camera dei congressi. Quindi in generale... Sì, eh? No, no, niente. Che cazzo? Allora, no, in generale... Scusate ragazzi, un attimo Ale, che dobbiamo salutare il buon Marcello Baldi che è stato con noi anche oltre un'ora, quindi insomma... Okay. Che è successo? Possiamo mandarlo ad allenarsi, tanto lo so che va a pompare. Non so se hai visto che mi è arrivata la PlayStation 5, quindi devo andare un attimo a montarla. Che spettacolo! Questioni di cuore, insomma. Sì. No, in realtà... Vabbè, quando si potrà organizzeremo insomma un bel torneo a casa di Marcello. Dai. Vabbè, io mi metto a fare le trazioni mentre voi giocate. Un abbraccio Marcello, grazie Marcello, i migliori. Ciao Marcello, saluta Guido. Per concludere, l'Inter potrebbe diventare la prima squadra campione d'Italia a fallire nell'anno in cui diventa campione d'Italia. Voi sapete che a noi questi record piacciono in generale. Indipendentemente dalle battute, difficilmente falliranno. E io sto vedendo sempre le dichiarazioni, ma perché sono un inguaribile ottimista, ex elettore del Cavaliere, sempre in un senso.
elimineremo tutto quello che non è commercio al dettaglio e attività rilevanti come centrali negli ambiti dove stiamo. Quindi hanno pensato probabilmente che se devono tenersi tra le tante società calcistiche che hanno una, vanno a tenersi quella su cui andare in all-in per non farla fallire. Due, potrebbero verosimilmente accettare un prestito pure se a tassi molto alti per riuscire ad arrivare fino alla fine della stagione. Tre, la situazione dell'Inter è paradossalmente un quinto rispetto a quella del Barcellona, che ha il problema però di avere buona parte del pacchetto societario di azionisti come persone libere, liberi cittadini come me, sì, che abbiamo il portafoglio. L'UEFA in generale, il calcio è un mondo che si autoalimenta commercialmente parlando, tenderà secondo me la mano a tante società verso le quali è stata giustamente ferrea sotto il profilo del fair play finanziario, perché quando si accorgerà che il giocattolo sta per crollare tutto assieme, indipendentemente dall'esposizione verso le banche, riformerà le regole in modo da far sì che casomai tutto il la grande implosione, che non è dell'Inter, è di tutte le società, tutte quante stanno così. Solo che l'Inter c'è stato di più perché ha investito più soldi, il brand è diventato più grande e quindi il botto lo fa più grosso. Dato che non possono fallire tutte le società, oppure se falliscono tutte le società, ragazzi, cambiamo il nome al podcast e mettiamoci a parlare di pallavolo, qualcosa succederà per far sì che tutto vada per il meglio, secondo me. Sentendo, ma non è l'idea mia di uno scemo che sta nella cucina a Scavolini, sentendo persone che orbitano attorno a Milano Finanza, giornalisti esperti di calciomercato e di fallimenti di società, eccetera, non sta fallendo come stava fallendo il Parma o la Lazio, per i quali ci sono stati bisogno di interventi statali e di leggi che, io dico, giustamente hanno preservato un patrimonio culturale che è a Parma il Parma, a Roma la Lazio. Io dico giustamente, tanti dicono ingiustamente, perché dovevano fare la fine che hanno fatto le altre squadre. Qui non si parla solo di preservare una società di calcio che sta in mano a dei cinesi o degli americani o dei persone che vengono dalla Malesia o da Taiwan, ma un prodotto che probabilmente servirà a far ripartire il PIL del paese quando questo dannato paese proverà a ripartire. Tutto qui. Sì, infatti su questo assolutamente. Totalmente d'accordo. Cioè, anch'io, quello che mi hanno detto è che praticamente c'è stata proprio una scelta netta da parte di Suning, tagliare i rami secchi, rinunciare a quelle attività che ormai non producevano reddito, e poi soprattutto l'Inter è importante anche perché rimane come, proprio per la Suning, come collegamento tra Oriente e Occidente, cioè strategicamente è troppo importante una cosa del genere. Per quanto riguarda l'operazione di cui parlava prima Alessandro, non mi ricordo tu, cioè del fatto che Suning ha venduto una quota proprio della Suning, sì, per, sì. Per 2 miliardi di euro. Di questi 2 miliardi di euro, mi pare il 23%, no aspetta, il 15% può essere impiegato per la società che controlla, adesso non mi ricordo il nome, la Suning, la società che controlla l'Inter. Vabbè, il succo del discorso è che il 15% di questi 2 miliardi, quindi circa 300 milioni, potranno essere impiegati dalla società che controlla direttamente l'Inter per appianare un po' di buffi, per, non so, ad esempio pagare la prima rata di Hakimi, insomma, tutte queste incombenze. E quindi, a parte che poi l'ha detto lo stesso Zhang, cioè trainerà l'Inter fino alla fine, poi cioè sti ricconi, la dico proprio ampress, sti ricconi sono pure umorali, magari l'Inter vince lo scudetto, gli prende il matto. Ma i cinesi non sono umorali e non stanno gettando nulla che non sia più lontano di 10-15 anni. Anche dovessero vendere, venderebbero per provare a guadagnarci sul lungo termine. Questi fanno sto ragionamento. Cioè, non sono morali alla Jeff Bezos. Arriva Jeff Bezos, che l'uomo più ricco al mondo, dice: mi compro l'Inter e compro 11 Messi. Questi non sono sta gente qui, anche se in parte sono stati costretti a farlo quando è arrivato un allenatore che gli ha detto: voglio questo e costano questo. Però io sono l'unico che ha vinto degli allenatori che avete preso, e gli altri che avete chiamato non hanno mai vinto niente in vita loro. Io ho vinto, la si ragazza. Fa così per vincere, i cinesi l'hanno ascoltato. Intanto immettiamo nella discussione anche il nostro Simone De Bari del Milanista. Ciao Simone, buonasera, Simone. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Come stai, Simone? Bene, grazie. Voi? Tutto bene? Potrebbe andare meglio. Tutto bene. Signora mia,
Sei pronto a far fuori Romagnoli per puntare tutto su Tomori? Era pronto a settembre. Sì. Ma se finalmente l'ho capito, guarda, Pioli. Il killer di Romagnoli, guardalo. Finalmente l'ha capito Pioli, questa è la cosa più importante. Ma che camicia, è strano, perché fa un effetto strano. Sembra che si è messo la cosa che avete voi alle spalle, Valerio e Marco Fabio, ce l'ha addosso. In sintonia. Sì. Mazza quanto è stiloso comunque. Allora, adesso che sono le 19:39, io ve lo dico già da adesso che oggi dobbiamo chiudere anche un minuto prima perché sì, ragazzi, c'è un'altra trasmissione, quindi perché non so se sapete che cosa è accaduto a Barcellona oggi verso l'ora di pranzo. È stato Bartomeu, vero? Sì. Quindi nella trasmissione successiva se ne parlerà approfonditamente, quindi dobbiamo essere precisissimi con i tempi e chiudere anche un paio di minuti prima delle 8, quindi direi di andare direttamente sul Milan, no? Sui rossoneri, per forza. Simo, allora, secondo dimmi se ho ragione. Vai. Milan, l'Olimpico, sorriso a metà, vince con la Roma, ma esce dopo i 90 minuti con tre infortunati. Ti trovi d'accordo? Sì, vabbè, purtroppo gli infortuni non sono più una novità, il Milan ne ha avuti tantissimi nel corso di questa stagione, quindi ormai Pioli ha iniziato anche a farci l'abitudine e spesso ha saputo fare di necessità virtù. Ieri abbiamo visto un bel Milan, un Milan che secondo me ha vinto con pieno merito dopo quattro partite molto brutte, perché il Milan ha giocato male con lo Spezia, con l'Inter ed entrambe le partite d'Europa League con la Stella Rossa. Dopo quattro partite brutte ha mandato un segnale importante, ha vinto uno scontro diretto, quindi sicuramente un risultato che può essere anche fondamentale nell'economia della stagione sia del Milan che della Roma. Per quanto riguarda gli infortuni, è vero, si sono fatti male Çalhanoğlu, Ibrahimovic, anche Rebic, ma dovrebbe recuperare per mercoledì. Poi, vedendo la pur vero che il Milan ha giocato tante partite senza Ibra e comunque spesso se l'è cavata bene, quindi è una squadra che riesce comunque a trovare delle buone soluzioni anche quando mancano giocatori così importanti. Un caso che si sia fatto male proprio nella settimana di Sanremo? Ma sì, cioè secondo me sì, dai, non credo sia un infortunio inventato, onestamente. Ha avuto un problema alla gamba sinistra, all'adduttore. Esatto, all'adduttore, quindi non credo onestamente che sia un infortunio finto. Cioè, non me lo aspetterei né da Ibra né dal Milan, soprattutto una cosa del genere. Anche perché la situazione era già stata chiarita con i dirigenti, abbiamo sentito Maldini, no? Parlare del fatto che l'accordo di Ibra con gli organizzatori di Sanremo risalisse alla pre-firma del contratto, quindi sarebbe anche controproducente andarsi a privare di Ibra per una situazione che era già stata chiarita. Risale a mezzo dell'anno scorso, se non mi ingannato. Dal comunicato che ha pubblicato oggi il Milan, Ibrahimovic dovrà effettuare nuovi controlli tra una decina di giorni. Questo significa che oltre all'Udinese salta anche il Verona e l'andata di Europa League con il Manchester United. Questo può essere. Quindi se avete pure orientamento in finale. Facile che sì. La presenta lui, tra l'altro, Alex. A proposito, Simo, ma quanto aspetti di vedere Ibrahimovic e Mihajlovic sul palco dell'Arison che cantano Io Vagabondo? Guarda, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, non sto più nella pelle. No, ma zero, onestamente zero. Come diceva prima Renato, un impegno che comunque Ibra aveva già preso prima di firmare il rinnovo con il Milan, e poi il Milan ne è stato messo al corrente. È chiaro che una situazione anomala che si poteva evitare rinnovando il contratto prima di Ibrahimovic. Ieri lo stesso Maldini ha detto: noi abbiamo tardato a rinnovare il contratto di Ibra la scorsa estate, lui aveva già preso questo impegno, poi ce ne ha parlato. Se il Milan avesse rinnovato prima il contratto di Ibra, prima di quell'impegno, probabilmente non si sarebbe ritrovato in questa situazione. È una situazione anomala che, secondo me, non è un bel segnale proprio anche per il resto della squadra, per il resto del gruppo di Pioli. Oggi ho letto che si parlava, non so se è una suggestione oppure c'è qualcosa di vero, di un Mauro Icardi come post Ibrahimovic.
Vabbè, voi ridete. No, a me fa ridere Alessandro Sticozzi perché le sue reazioni sono sempre poetiche e bellissime. Cioè, ragazzi, Mauro Icardi prende tantissimi soldi, tipo 9 milioni di euro al... Donnarumma ne ha chiesti 10, appunto, appunto, però il Milan è arrivato a offrirne 7,5. Secondo voi, dato che si dice che Mauro Icardi sarebbe stimolato, anche Wanda, dal tornare... Io pure. Io ci credo. Hanno chiuso la trasmissione della D'Urso, hanno bisogno di un'altra donna di grande coscienza e stile da mettere in prima serata su Mediaset. Ma non solo, ma tu vuoi mettere con me Wanda Nara con la voglia che ha di tornare a Milano? La voglia che ha in generale. No, beh, quello... Farina del suo cazzo. Perché voglio dire... Però io... Cioè, io voglio vedere se te chiama, se gli dici te nomo che te sei dissociato. No, ma guarda che io impazzisco per Wanda Nara. Io no, però... Io sì, bene. Io a me mi fa... No, dicevo che comunque la coppia Icardi-Nara secondo me ha tanta tanta voglia di tornare a Milano e ovviamente l'opzione è una sola, a meno che il Monza non tenti il super colpo di mercato, no? È molto semplice. No, comunque Simone, sulla situazione rinnovi, dato che sì, Milan alla fine... Sta al Paris Saint-Germain, si sta a giocare la Champions League da 2 anni a questa parte e dovrebbe andare al Milan. I giornali, ma seriamente, capito? Cioè, ha provato a tutta la vita. Come lo vedi, Icardi? Il post è Ronaldo, Icardi. Mamma mia, no, io no, ragazzi. Icardi, no. Lui, no, cioè, assolutamente no. È una grande squadra il post Ronaldo, si chiama Kulusevski. Ah, yeah. Qui nell'universo abbiamo morito prima, però va bene. Come Renato? No, dico, speravo di morire prima, però va bene, ecco. Va bene anche così, sperando... Messaggio promozionale. Ecco. Che io vedrò, tra l'altro, io vedrò. Sì, tanto io parla dell'uomo. No, no, perché del... sicuramente è contro Spalletti. È contro Spalletti. Ragazzi, che cazzo è? Super Quark, parla dell'uomo. E tra l'altro io spero che ti faccia il sequel. Lo spin-off su Spalletti e quello sul passaggiatore. Esatto. Ho anche il titolo dello spin-off, che è Speravo morisse prima. Che è la... Scusate. Vabbè, tornando seri, Simo, Donnarumma rinnova o no? Bah, vale, è una situazione molto complicata. Donnarumma, sono mesi che tratta con il Milan, o meglio Raiola, sono mesi che tratta con il Milan. Siamo arrivati a marzo, il contratto scade il 30 giugno e in questo momento la firma non c'è. Ed è un problema per il Milan, perché comunque più passa il tempo e più il Milan si trova in una situazione complicata, in cui deve necessariamente accontentare il giocatore per non perderlo al parametro zero. Io credo che alla fine il Milan accontenterà la richiesta di Donnarumma, non credo che Donnarumma farà un passo verso il Milan, cioè non si verranno incontro le parti, dovrà essere il Milan ad andare verso Donnarumma e basta. Donnarumma non rinuncerà a ciò che ha chiesto, la cifra che ha chiesto, e quindi penso che alla fine il Milan, pur di non perderlo a zero e dover poi andare sul mercato a comprare un altro portiere, accontenterà la richiesta di Donnarumma e gli rinnoverà il contratto. Allora, intanto credo, poi può essere con Raiola, con 15 milioni. Il nostro Alex Cicchetti, perché dobbiamo dare il benvenuto all'ultimo ospite di questa sera. Grazie Alex. Ragazzi, grazie a voi. Vi auguro una splendida serata. La proporrò in Senato. E sempre forza Lazio. Ciao Alex, grazie. A lunedì. Ciao Alex. Tagliato, no, penso di sì. E la proporrò in Senato. Ecco. Bellissimo. Che cosa mi ha ricordato Alessandro? E allora, immettiamo per gli ultimi minuti di trasmissione il nostro Valerio Che è andato via? È andato via? No, che invece è tornato. È tornato, allora lo immettiamo. Eccolo qui, ciao. Pronto a sfoggiare. Ciao. Dove sei? A Courmayeur? Dove sei, Vale? Ma l'hanno chiusi gli impianti scistici, ma che vuoi prenderti il multone? No, questa qui è, ecco, diciamo, una dimostrazione da tifoso, nonostante le tre prese ieri da voi, e soprattutto, ecco, come rito propiziatorio prima del derby della Lanterna, ecco, c'è questa sorta di scaldacollo rosso-blu che, diciamo, ecco, speriamo porti bene, ecco.
tutto qua. Quest'anno vale bilancio del derby comunque buono, perché una l'hai vinta e una l'hai pareggiata, quindi alla fin fine quest'anno ti è andata abbastanza bene, no? Beh sì, allora per quanto riguarda il derby era tanto che effettivamente, allora intanto ecco, prostituzione intellettuale, perché farò un articolo sul mio blog tutto molto bello.wordpress.com in cui parlerò, e questa è una cosa per cui rendo omaggio al buon Alessandro Sticozzi della famosa conferenza stampa sulla prostituzione intellettuale. Per quanto riguarda pare che l'ho derby, fatta io, pare che l'ho fatta, rendi omaggio a chi di dovere, grazie comunque, perché io già sto mandando i baci allo schermo. No, per quanto riguarda il derby, comunque allora, comunque vada, come diceva Piero Cambretti, sarà un successo almeno per quanto riguarda l'annata, ecco, per quanto riguarda la stagione. E per quanto riguarda questo derby in particolare non ho delle buone sensazioni, perché col fatto che stiamo andando molto bene, la tifoseria sta creandosi delle aspettative molto grandi, tanto che dopo la scoppola con l'Inter addirittura c'è gente che se la prendeva con Ballardini, ma voglio dire, eravamo quasi per, eravamo penultimi, smonterete tutto. Non ho capito. No, dico, a giugno smonterete tutto, quali aspettative? Ma come, n'era gennaio? Ma ha cambiato il mese. Ma sì, ma voglio dire, cioè, ora, cioè, io non credo che si offenderà nessuno se si dice che Preziosi non vede ora che finisca il campionato per vendere Tizio, Caio e Sempronio, no? Ah, per quanto riguarda Preziosi, lui che fa? Come un bambino, monta il castello della Lego per poi distruggerlo appena finito, ecco. È così, questo è una sensazione che va avanti da almeno 12 anni . E si può soltanto accontentarsi di avere queste gioie effimere fondamentalmente, ecco, qualche derby, queste situazioni qui, fare un campionato in cui se fossimo partiti fin da inizio stagione con Ballardini probabilmente la parte sinistra della classifica l'avremmo raggiunta senza troppi problemi. Vero è che Ballardini è comunque uno che non è tanto, ecco, la preparazione atletica non è il suo forte, ragion per cui forse avremmo arrancato quantomeno nelle prime 10 di campionato. Però c'è da dire che lui conosce bene l'ambiente, uno come Nicola, ecco, sa fare bene il suo lavoro e fondamentalmente, ecco, logica vuole che andrebbe tenuto, solo che si cerca, almeno Preziosi cerca di tenersi in ballo, ecco. Il vero problema del calcio italiano, ecco, non sono le situazioni alla Suning, che possono esserci, ma situazioni, ecco, certi presidenti tipo Preziosi o Zamparini, ecco, che tolgono proprio la fantasia al tifoso. Queste sono le situazioni un po' così. Però, che dire, ecco, per il derby io prevedo purtroppo un'affermazione della Samp, perché loro sono più tranquilli fondamentalmente. Giocano senza pressione, noi ci creiamo pressione per conto nostro, ed è per questo motivo che i giocatori saranno sulla graticola e faranno, se la faranno un po' sotto, se la faranno, ecco. Questo per quanto riguarda il derby. Allora, dato che abbiamo 3 minuti, perché poi sì, tra i saluti, sì, la sigla, sì, eccetera, sì. Allora, vi chiedo, proprio sul finale, cercate di essere brevi. Prossima giornata, Parma-Inter e Milan-Udinese. Chi rischia di più? Chi parte? Dai, Renato. Dai, Renato. Ma per me non penso ci siano problemi né per l'Inter né per il Milan, però se proprio ti devo dare una risposta, occhio all'Udinese, perché è una squadra da sempre molto quadrata, che sembra con Gotti abbia trovato una certa continuità anche a livello di prestazioni in campo, anche a livello di qualità della prestazione in campo, quindi potrebbe essere una squadra che potrebbe soffrire il Milan. Dai, ormai ragazzi vado di scaramanzia fino a fine anno, che è giusto che sia così. Rischia l'Inter perché il Milan si sta giocando il quarto posto, e secondo me pure se non dovesse andare bene con l'Udinese, in generale quarto a fine anno potrebbe arrivarci lo stesso. Simon? Ma io mi aspetto che vincano entrambe, sia il Milan che l'Inter. Sulla carta secondo me rischia di più il Milan. Guarda, per me rischiano assolutamente Parma e Udinese, ne sono proprio certo. La Juve con lo Spezia?
No. Giusto per... Guarda, lo Spezia non è, non è, non è, no, non è, non è. Spezia fuori casa è un'altra squadra, però non... sì, no, è assolutamente vero. Però la Juventus vista con l'Hellas Verona, è vero che l'Hellas non è una squadra semplicissima da affrontare, Juric gioca in un certo modo, comunque lo Spezia secondo me non va sottovalutato. Insomma, lunedì prossimo, quando ci risentiremo, verranno disputati due turni di campionati, diciamo che la classifica sì, secondo voi non cambierà di molto rispetto a quella di adesso? Secondo me sì. Cambierà di molto? Secondo me sì, ma dal cioè dal quarto al sexto posto. Pure secondo me. Potrebbe essere Juventus, Lazio. Cioè... Esattamente. Sì, sì. Sono, secondo me Lazio, Roma, Atalanta e anche Napoli stanno facendo un campionato diverso dalle prime tre, un campionato anche molto strano, perché comunque perdono, vincono. È difficile adesso ipotizzare chi è che aggancerà l'ultimo posto per la Champions, attenzione perché una resterà fuori anche dall'Europa League, quindi io credo che cambierà qualcosa lì, non so se siete d'accordo. Napoli Conference League farà. Allora ragazzi, vi do un'ultima notizia che mi è arrivata adesso. Allora, è stato di nuovo bloccato il rinvio di Lazio-Torino perché Lotito sta facendo il pazzo in Lega e quindi è stato di nuovo bloccato il rinvio. No, quindi non è detto che la partita venga rinviata, quindi ma ragazzi, Marco, un'ora fa ti dicevo, è una partita politica a scacchi tra Lotito e Cairo e si andrà su questa linea fino Lotito alla morte. Si sta incattivendo. Comunque sì, ragazzi, sì, dobbiamo andare perché come vi ho detto dobbiamo chiudere leggermente prima. Io direi di partire con il nostro Luke Perry del Salento, il buon Renato De Filippi, ancora grandi complimenti per la grafica di Instagram, spettacolo. Continuate a seguirci Radio Febbre 90 su Instagram, ne vedrete delle belle. Renato, ciao Renato, ci sentiamo per Sanremo. Buona serata. Poi presentacele le belle comunque. Ciao Renato. No, è difficile perché Renato sono tutte per lui. Allora, andiamo in ordine di apparizione, andiamo sul buon Alessandro Sticozzi che si trova in una cucina Scavolini, la più amata dagli italiani. Cioè, ma perché forse doveva finirla di pagare. Ma no, questa la presi e la pagai. Noi è d'accordo, se no ci parla del mobilificio del 1800. Veramente. C'è una storia sta cucina. Appunto, immaginavamo. Ciao Ale, a lunedì. Ciao Alessandro, a lunedì. Ciao. Eccoci qua. Siamo rimasti in quattro. A ballare l'Alligalli. Purtroppo ragazzi, oggi bisogna chiudere un po' prima, vi abbiamo detto il motivo. Quindi... Il tempo è tirando e a Barcellona succedono cose. Già. Quindi diamo un saluto al nostro Simone De Bari del Milanista, che risentiremo come sempre lunedì prossimo. Un abbraccio, Simo. Simo, ci sentiamo per Sanremo. Ciao, ciao. È tagliato così, di netto. Sì, così pure il Milan. È giusto. È così, funziona anche così. Perché lui non è proprio rosso-nero. No, diciamo di no. E infine chiudiamo con il saluto al nostro Valerio Campagnoli, che invitiamo la prossima volta a intervenire anche prima, perché oggi veramente argomenti siamo passati di palo in frasca, abbiamo toccato, tu pensa un argomento, quello l'abbiamo toccato. E sarà comunque tutto molto bello. Assolutamente, quindi vi invitiamo. E vi saluta un certo Beppe Mascara, che esattamente il primo marzo nel 2009 segnò un gol da 40 metri ad Amelia in quel famoso 4-0 che il Catania ritirò alla favorita al Palermo, un gol in cui Maurizio Compagnoni disse meglio di Maradona e meglio di Beckham. Comunque ti posso dire, Marco Amelia oggi scelto come nuovo allenatore del Livorno, così per chiudere il cerchio. Ah, vedi, romantica la scelta. Bene, un abbraccio Vale, a lunedì prossimo. A lunedì, grazie Vale. Eccoci qua, com'è andata questa serata di Sanremo? Ma d'esordio, Vale? Sanremo, sì, bene, siamo a questa bella scalinata, voi la vedete qui dietro, no? La scalinata di Sanremo, certo. Marco, tu non lo vedrai Sanremo? Io forse, dato che abbiamo in cantiere con dei colleghi che tu conosci come bene, no, un certo no, progetto... Dei loschi figuri. Già, saremo costretti a guardarlo per questo progetto. Allora, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, Vale, come sempre, al solito. Se mi vorrai qui. Ma che è? Questa è casa nostra, commenteremo due turni di campionato, quindi ci sarà parecchia carne al fuoco. Parecchia ciccia, sì. Che il calcio sia sempre con tutti voi. A lunedì. Adie. Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio? Tipo cosa? Beh,
magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Beh, non potremmo fare tutte e due. Non hai neanche preso i biglietti? Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase.